Sta andando discretamente, però è a centrogruppo la situazione. Potete notare le maglie gialle della Mercatone 1 in testa, poi vedete le maglie bianco-rosa degli uomini della Telecom e poi quella blu e rossa della Cofidis con Iulich. Eccola, lo vedete, è facilmente riconoscibile per questo elmetto, perché proprio di elmetto si tratta, blu. Allora, Podenzana, Borgheresi, Fontanelli e Conti in testa al gruppo a proteggere il pirata. Anche solo Traversoni che si è attaccato. Traversoni, scusa, che però in precedenza avevamo visto fare il suo lavoro. Traversoni è un velocista, Traversoni non si può pretendere che il ragazzo possa lavorare in testa. Quello che poteva fare lo ha fatto onestamente, lo abbiamo visto in testa fare il suo lavoro, poi alla fine anche lui ha dovuto staccarsi, ma ripeto, quello che poteva fare lo ha fatto. Ma il più esperto e il più bravo indipendentemente. Un attimo, è arrivato il collega Roberto Collini, novità da Fondostrada. Come da Fondostrada? Dal Palazzo di Giustizia, novità. Arrivano 15 poliziotti da Lyon per ascoltare quelle della TVM più tardi e c'è sempre questa notizia di questo furgone della Big Mat che è stato fermato poco prima che arrivasse qui ad Albertville, c'è stata una perquisizione, sembra che il conducente sia stato posto in quel termine che abbiamo incominciato, Ceruti, cominciato qui proprio al tour ad ascoltare il garde-vous, che è questo termine nuovo per noi almeno, no? Che sarebbe poi una sorta di fermo di polizia. Guardato a vista senza gli arresti domiciliari. Senti, alcuni personaggi della festina hanno ammesso di aver fatto uso dell'app. Tra gli altri anche Magnin, che è stato sentito stamattina dal procuratore di Lione, che non fa parte più, Emanuele Magnin, che non fa più parte della festina, ha ammesso di aver fatto parte di questo famoso giochetto della festina per poter mettere in piedi questa situazione in maniera tale da favorire alcuni corridori. Insomma, un altro pezzettino di pagina. Per fortuna ieri con Fantani abbiamo girato pagina, il ciclismo ha recuperato una propria dignità e questo è il dato positivo. Sempre giallo, ma non cronaca gialla, bensì maglia gialla. Roberto, e per Roberto intendo Collini, capo dei radiocronisti che si occupano del ciclismo. Allora, se hai altre notizie, pare che alcuni team italiani abbiano dichiarato: noi siamo puliti, siamo pronti a qualsiasi perquisizione, però non accettiamo imposizioni del genere. Mentre vedete anche Taffi nelle prime posizioni. Qualora dovessimo essere aggrediti, assaliti, preferiremmo non farli salire sulle camionette, sui pullman, ma tornarcene a casa. E questo l'ha detto anche un responsabile della SAECO, il dottor Falai, quindi credo sia anche una posizione abbastanza comprensibile da un certo punto di vista, perché psicologicamente sono stati esposti e sottoposti a pressioni particolari, quindi è chiaro, il ciclismo, se è andato avanti così fino adesso, vada ancora avanti così. Le responsabilità sappiamo dove sono, stanno tutte nel vertice alto del ciclismo, e poi a fine anno si volterà pagina, speriamo, per il bene soprattutto del ciclismo e dello sport in generale. Roberto Collini, radiocronista, torniamo a Giovanni Ceruti, l'inviato speciale della stampa, poi dopo un altro paio di domande ti lascio andare a lavorare, perché come sappiamo la sala stampa è sempre lontanissima. Allora, la tua opinione su questo giallo al Tour de France, questa continua serie di inchieste, questo tormentone che non finisce di concludere. Ma è un tormentone che sicuramente, da quel che si è visto, comincia a far bene. È un tormentone con molta probabilità voluto dai francesi, voluto dal governo francese e dal ministro della sanità, che non possono permettersi ombre sul Tour dopo che i francesi hanno vinto il mondiale di calcio. Il Tour è il terzo avvenimento sportivo mondiale dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, il Tour va tutelato, le ombre vanno allontanate al più presto.
Mi ha lasciato un po' perplesso l'atteggiamento dei corridori l'altro giorno, quando hanno organizzato la loro protesta, se la sono presa col mondo intero, e poi la mattina dopo nella riunione che hanno avuto con i responsabili della Federazione Ciclistica Internazionale si sono limitati a raggiungere un obiettivo per loro evidentemente molto importante, che è quello di rinviare al gennaio dell'anno prossimo i controlli sul sangue mirati per vedermi, controlli mirati approfonditi per vedere se qualche corridore si sottopone a trattamento illecito. Questo è quello che loro hanno voluto, l'hanno ottenuto e vabbè, adesso si va avanti così. Dopo la cronaca nera, quella gialla, grande, grandissimo Pantani. Pantani, immagino già l'abbiate detto, c'era questa pagina, la prima pagina dell'Equipe di stamattina, non c'era neanche il nome di Pantani, c'era scritto solo è un gigante, e la foto bastava tutto, il nome ormai per Pantani non lo usano più, basta far vedere la foto, tutti sanno chi è, i francesi ormai sembrano proprio scatenati. Noi questa notte eravamo a dormire in un albergo di Serre-Vallier, abbiamo scoperto arrivando che era l'albergo di Luc Alphand, l'ex campione del mondo di sci, e anche lui, i genitori, la sorella ci hanno raccontato che sono stati tutto il giorno davanti, tutto il pomeriggio davanti alla televisione, sono scatenati per Pantani, gli ha salvato il tour. Ringraziamo Giovanni Ceruti, inviato speciale della Stampa, buon lavoro. E ieri il Tour de France in Italia ha ottenuto il 40% dello share con una media di 4 milioni di spettatori. La situazione è sempre tre uomini al comando, tre uomini che ormai sono al comando da moltissimi chilometri, praticamente hanno fatto loro la corsa, si tratta del francese Elot, il tedesco Aldag e del kazako Teteriuk è rimasto coinvolto in uno spettacolare fuoristrada, per fortuna senza conseguenze. Sì, una curva segnalata male, anche una curva che ha dato in inganno i corridori ed è uscito, fortunatamente non si è fatto nulla ed ha ripreso. Ecco, adesso c'era un problema di microfono, niente, stavo parlando di Teteriuk che è uscito, c'era questa curva mal segnalata, una curva molto pericolosa e Teteriuk che è uscito, fortunatamente non ha riportato conseguenze, fra l'altro in quella caduta dopo pochi minuti è caduto anche un suo compagno di squadra che stava inseguendo insieme ad altri corridori, insieme a Bordenave e Solaun, a tre minuti anche lui nello stesso punto è caduto, fortunatamente dopo l'organizzazione con un agente è riuscita a segnalare la pericolosità e non ci sono state altre conseguenze. L'altro corridore, compagno di squadra di Teteriuk nella Lotto, è Verbrugge. Intanto c'è Forconi, Podenzana nelle prime posizioni, ma nelle prime posizioni vediamo anche la maglia tricolore di Taffi. Taffi che sì, è lì davanti, però non è la sua tappa oggi. Tappa che sta entrando nel vivo, i corridori fuggitivi stanno per cominciare il Col della Madeleine, hanno un vantaggio di 5 minuti e 30 nei confronti del gruppo ed è un vantaggio minimo perché il gruppo, ci sarà bagarre nel gruppo in questa salita, tra i primi tre il più in forma è Elot che ha scandito il passo in tutte le salite precedenti, gli ha dato una mano Teteriuk e Daldag in pianura, però è sempre stato Elot, il francese 2 anni fa maglia gialla a scandire il passo, è stato grazie a lui che questa fuga ha 5 minuti di vantaggio. Abbiamo parlato della maglia gialla, della maglia Puadi, di Grande, di Piepoli, voglio parlare più a lungo di Nardello, ha vinto una tappa, è molto ben messo in classifica generale, è decimo a 9:14, una grande Tour de France per il giovane Lombardo. Vero, sta facendo un Tour de France veramente stupendo, ha vinto una tappa, è decimo in classifica generale, ieri è arrivato, intanto è cominciata la salita per i fuggitivi, ieri è arrivato 14°, quindi non ha patito assolutamente il freddo, comunque se lo ha patito è riuscito a difendersi molto bene. Nardello che può ambire a un piazzamento nei primi 10 nella classifica generale, dipenderà tutto da oggi, perché Nardello sabato prossimo ci sarà la cronometro e potrà difendersi molto bene perché lui principalmente è un cronoman, è arrivato quarto ai campionati del mondo 2 anni fa a Lugano nella prova contro il tempo. Mentre in difficoltà Teteriuk, eccolo lì, siamo all'inizio della salita che porta al Col della Madeleine, quando i corridori transiteranno in vetta avranno ancora 43 chilometri da percorrere dopo 160 chilometri di corsa, l'andatura molto elevata,
Foyer si sfiorano i 37 di media, il che vuol dire che se verrà mantenuta questa media l'arrivo avverrà intorno alle 17. Col della Madeleine si raggiunge quota 2160 km percorsi, 20 km di ascesa, la pendenza del 7,6%, con Aldag, mentre ecco un tifoso della Telegon che ha qualcosa da dire al lunghissimo Aldag. Aldag che dopo aver aiutato alla grande, dopo essersi dimostrato splendido come marcatore, come bloccatore di corsa, dopo aver speso incredibili energie nella difesa della maglia gialla, oggi lo vediamo in questa nuova veste, attaccante, anche se dobbiamo dire non è risultata ben chiara la tattica della Telecom. E la scopriremo in questa salita. Ci sono stati degli attacchi o comunque degli accenni da parte della Telecom, principalmente da Bjarne Rizzia nel Col de Port, prima salita di oggi, ma soprattutto nel Col de Coucherot, la salita che hanno affrontato pochi istanti fa. Adesso vedremo se in questo Col della Madeleine ci sarà un attacco di principalmente di Ulrich, perché è l'unico che può attaccare della Telecom in questa salita. Ulrich che ieri è andato in crisi di fame, crisi di freddo, bisogna vedere se si è ripreso. Ulrich che ieri ha perso 8 primi e 57 secondi da Pantani. Guardiamo negli ultimi 12 anni i distacchi tra quello che ha tagliato per primo il traguardo e la maglia gialla. Nell'87 Delgado staccò Jean-François Bernardi 4 primi e 16 secondi. Nel 91 a Vallouroux nel Diablo, vale a dire Chiappucci, 12 primi e 36 secondi alle Blanc. Ieri a Le Desal Pantani 8,57 a Ulrich. Le Blanche, che è stato quello che ha lanciato l'attacco sul Galibier, poi è crollato in discesa, vittima del freddo, come lui ha detto. Eh sì, ieri il freddo ha fatto molte vittime, e quello che è riuscito a superare meglio questa temperatura rigida è stato Marco Pantani, e questo la dice lunga sul fisico di questo atleta romagnolo. Un altro che è andato alla grande col freddo è stato Massimo. Massi, lo sappiamo, quando fa freddo è fortissimo, non lo sente minimamente. Difatti ieri è stato l'unico corridore tra i primi a non aver indossato la mantellina per ripararsi dal vento, dal freddo, dalla pioggia. Quindi un Massi stupendo, ormai ha vinto la maglia Pois, non può più raggiungerlo nessuno. Oggi ha fatto anche qualche altro punto per mettere ancora più al sicuro questa maglia, anche perché dopo oggi di montagna e categoria non ce n'è più, e c'è qualche campione della montagna di seconda categoria, il resto sono tutto terza e quarta. A proposito di Massi, giustamente ha ieri dimostrato che il suo soprannome è azzeccatissimo, Massiccio. Sì, soprannominato Massiccio. Intanto torniamo alla corsa, la strada è ancora lunga, questa salita è veramente lunghissima, quasi 20 km, è una salita regolare che ha una pendenza del 7-8%, al massimo il 10 dopo 3-4 km, però è una salita regolare che non presenta grossi cambiamenti di pendenza. Questo è Alda, vedi che fatica che sta facendo, ha 30 anni questo tedesco, è passato professionista nel 91 e nella formazione svizzera Helvetia, è stato in questa formazione 2 anni, che praticamente era, a parte Alda, la nazionale svizzera. Poi nel 93 è passato alla Telecom ed è sempre stato in questa squadra. Ha vinto 6 gare in carriera, no, ha vinto una quindicina di gare in carriera. L'anno scorso ha vinto 2 corse, una, la più importante, la tappa al Giro della Svizzera. Quest'anno non ha ottenuto nessun successo. Il miglior piazzamento è stato un secondo nella Colmar Strasburgo, una corsa in Francia. Attenzione, perché Aldag, che era attaccato al filo ormai da molti chilometri, sta perdendo terreno. Ecco, chi ha sentito la nostra trasmissione questa mattina, abbiamo iniziato la telecronaca diretta alle 11:10, cioè quando ha preso il via questa tappa, avevamo subito detto, fra gli uomini al comando, fra i tre battistrada, l'unico che può aspirare ad una grande prestazione è Ulo, eccolo qua, Stefan Ulo. Fra i tre era quello che aveva condotto maggiormente prima l'inseguimento, poi all'attacco. Adesso Ulo vola verso il Col della Madeleine, è stato maglia gialla 2 anni fa, ormai ha dimostrato di non temere le grandi fughe, di non temere la salita e di voler essere assolutamente protagonista. Stefan Ulo, ex maglia gialla, ex campione di Francia, e ora solo al comando di questa 16ª tappa da Visil a Darbelville. E il diavolo, inteso come questo signore tedesco in pensione da parecchi anni, è all'inseguimento di Elo.
E oggi abbiamo in collegamento un ex campione del mondo, ex vincitore del Giro d'Italia, ex grande signore in bicicletta al Giro, al Tour, in tutte le grandi corse. Signore rimasto anche quando ha abbandonato la bicicletta e attualmente è presidente mondiale del Panathlon Club, vale a dire Vittorio Adorni. Ciao Adriano. Ciao, stai bene? Bene, bene, grazie. Mi spiace per l'altro giorno, ma ero a Malta ad inaugurare il club del Panathlon e non sono riuscito poi a comunicare con te. Niente, questo lo fai per far sapere che sei diventato importante, no, come presidente mondiale del Panathlon. Senti, ma parliamo di ciclismo. Sì. Lasciamo da perdere la cronaca nera e parliamo del Tour. Beh, io credo che quello che ha fatto Pantani ieri sia veramente una giornata da leggenda, che penso che fra 30 o 40 anni leggeremo sui giornali come quelle che hanno fatto Coppi e Bartali nei tempi, nei grandi tempi del Tour. E soprattutto perché nessuno si aspettava che Pantani facesse un evento così, un attacco così forte. Cioè una cosa forse che anche lui non pensava, e credo che ormai abbia già vinto il Tour alla grande. Abbiamo visto, abbiamo seguito una grande impresa. Io ho detto, di imprese così sinceramente negli ultimi anni non ne avevo viste. Ma io ti dico, io ho corso, i primi tempi che ho corso avevo corso con Gaul e Bahamonte, e quindi vederlo andare in salita mi sembra molto Gaul, anche se è un po' diverso. Solo che la grande caratteristica, oltre che di essere forte in salita, Pantani è che recupera molto più degli altri, e quindi tu ogni giorno che passa lui diventa più fresco degli altri. Lo ha dimostrato da quando era dilettante ad oggi. Se non avesse avuto la sfortuna che ha avuto negli anni in cui ha avuto questi incidenti, forse avrebbe fatto grandi cose anche allora, però certamente è ancora in tempo per farne tante altre. Io l'ho visto due giorni prima di partire, che abbiamo cenato assieme, partiva per il Tour, e lui mi ha detto che certamente pensava di vincere una tappa o due, ma non certamente di vincere il Tour, perché il Tour non era adatto a lui, c'era molto cronometro. Invece vedi come sempre succede, le corse in bicicletta spesse volte i pronostici vengono sovvertiti. Attenzione, perché vediamo Pantani che sta accelerando. Avevamo visto in precedenza Ulrich chiedere consiglio a Riss, vedete nella scia di Pantani Roland Meyer. Quindi stiamo forse per assistere all'ennesimo attacco del pirata. In prima posizione c'è Forconi, questo è Borgheresi, e poi Pantani. Senti, tu hai detto ha corso con Gaul e con Bahamonte, vale a dire due tra i più grandi scalatori. Puoi telegraficamente descriverci le qualità e le caratteristiche di Gaul e di Bahamonte? Ma Gaul era uno che andava forte quando faceva brutto tempo come ieri, Bahamonte era un grandissimo scalatore ma aveva bisogno del caldo del sole, la stessa cosa che ha bisogno Pantani, del caldo del sole. Però ho visto che ieri, che era brutto tempo, Pantani ha cambiato pelle, quindi è andato forte anche se era freddo. Quindi credo che Pantani sia forse il completamento dei due in un modo diverso, ma certamente è un grande campione. Cioè, ha dimostrato che nel ciclismo moderno, in cui è diventato tutto scienza e soprattutto tutti calcoli, basta un po' di fantasia per fare le grandi imprese come ha fatto lui. E credo che questo Pantani, per quello che ha fatto ieri, entrerà nella storia, nel cuore della gente, e rimarrà grande per sempre. Questo, credo che quello che ha fatto ieri Pantani certamente va al di là del ciclismo moderno, tecnico e tattico del giorno d'oggi. Vittorio, io ti ringrazio perché hai sintetizzato alla grande, come sempre, questo Tour Pantani e praticamente tutta la storia del ciclismo. Grazie Vittorio, un salutone. Ciao, al nostro telefono in diretta telefonica, vincitore di un Giro, campione del mondo, Vittorio Adorni. Ma torniamo in cronaca, perché mi sembra che Pantani stia studiando qualche cosa. Più che altro gli altri stanno studiando qualche cosa. C'è Roland Meyer in quarta posizione, dietro proprio a Marco Pantani, che potrebbe essere lui il primo a scattare. Anche Ulrich, l'ho visto parlare a lungo con Bjarne Riis,
Bjarne Riis che ormai è il capitano, quello che deve decidere cosa deve fare il giovane tedesco, perché lui non lo sa. Il consigliore di Ulrich, attenzione! Anche Bobby Giulich che è lì davanti, ancora col caschetto blu, adesso è Forconi e Borgheresi. Il primo scatto che ci sarà, questi due ragazzi si staccheranno, Marco rimarrà da solo, però non c'è problema perché è salita. Non so, Marco sicuramente adesso, secondo me almeno, non partirà. Se lo farà negli ultimi 6-7 chilometri di questa salita. Salita che, ripeto, è lunga 20 chilometri. Bisogna arrivare a 2000 metri di altitudine e c'è un dislivello di 1500 metri. Il più forte in salita è lui, eccolo lì. Vedete in prima posizione Forconi, in seconda Borgheresi, in terza c'è Pantani, nella scia di Pantani stanno studiando un attacco, vedete Ulrich, vedete Bjarne Riis, c'è anche Di Grande sulla destra, c'è Bogert, c'è Maier, eccolo lì, Maier che adesso affianca Pantani, ancora ennesima inquadratura per il diavolo tedesco. Ormai Forconi non ce la fa più, tra un po' si sposterà. Comunque c'è anche Di Grande davanti, c'è intorno alla decima posizione, c'è anche il campione olandese Boger, c'è Escartin, vedete Forconi che sta dando tutto se stesso per aiutare Marco. Quando una squadra ha la maglia di leader, le forze si moltiplicano. Quest'oggi, fino a questo punto, la Mercatuno Nuova Bianca è stata esemplare, è stata splendida. Forconi, Borgheresi, Pantani, accanto a Pantani vedete Roland Meyer, mentre si avvicinano vedete Ulrich e Jülich, nella scia dei quali vedete Bogaert, il campione olandese, ancora con questo volto che caratterizza lo sforzo ma soprattutto la tensione psicologica. Ulrich che ieri si è giustificato dicendo che il suo crollo era dovuto ad una crisi ipoglicemica, un errore di alimentazione, mentre i Cofidis si portano al contrattacco. Ci sono Rinero, c'è Roland Meyer e Bobby Giulich, sono davanti, sono loro che potrebbero scattare, però dipende da come starà Bobby Giulich, è lui che deve dare l'ordine di eventualmente di scattare. Ieri Rinero, bravissimo, quarto, è il primo francese in classifica generale, 24enne, il direttore sportivo gli aveva ordinato di aspettare Bobby Giulich, lui non l'ha fatto, anzi è stato lì, ha atteso un minuto, poi quando si è accorto che Bobby Giulich era molto distante ha proseguito ed è arrivato quarto, è quello lì, vedete, con il berrettino sulla destra, mentre sulla sua ruota c'è Di Grande. E sulla sinistra c'è Roland Meyer, allora il vantaggio di Eloe di 5 primi e 48 secondi nei confronti del gruppo, diciamo ci sono due corse in questa sedicesima tappa visiva al Belvir di 204 chilometri, c'è quella di Elo che merita il successo, però ho paura che non ce la faccia. Comunque lo meriterebbe in quanto che è in fuga da praticamente dall'inizio, e poi c'è la lotta, il Tour de France per la maglia gialla, c'è anche Di Grande sulla destra, al centro c'è Pantani, alla sua sinistra Roland Meyer, alla sua destra Rinero, nella scia vedete Ulrich, mentre Jülich ha il berretto, l'elmetto blu. Si è visto sia Di Grande che un altro corridore voltarsi indietro per vedere com'era la situazione, perché tante volte dopo, soprattutto in una grande corsa a tappe, non hai la sensazione, cioè non sai se vai bene oppure no, sai se è una giornata sì oppure no. Qual è un punto di riferimento? Vedere quanti corridori rimangono in un certo momento. Allora si è visto Di Grande voltarsi e ha notato che ci sono ancora 30-40 corridori. E abbiamo visto che fra questi 30-40 c'è ancora Tiepoli, facilmente riconoscibile per la maglia rossa, Massi, maglia Apua, quindi tutti i nostri rappresentanti sono nelle prime posizioni, il primo di tutti, eccolo qua, primo piano per Forconi, sta conducendo ancora, si vede che è al limite, è sotto sforzo alla grande, anche perché non è uno scalatore puro, però sta facendo alla grande il lavoro di gregario. E il problema è cos'è? Che quando si sposterà lui, e tra un po' si sposterà, o scatta Pantani o scatta qualcun altro, non penso che sia Pantani il primo a scattare, potrebbe essere Rinero, oppure Roland Meyer, oppure Ulrich o Boger, dipende, adesso vedremo chi starà meglio, anche Escartin, eccolo, cioè sulla destra, e Di Grande. La maglia bianco-verde Escartin, poi vedete, ecco Roland Meyer, poi con la maglia rossa, ecco Tiepoli nelle prime posizioni, mentre ecco Rinero che ieri ha rifiutato, è proprio il caso di dire, di fermarsi, ha voluto giocare a fondo le proprie chance, anche Ulrich, attenzione sulla destra Ulrich, allora in prima posizione Ulrich, poi Meyer,
poi vedete Forconi, sulla sinistra c'è Rinero, poi la maglia gialla, poi Bogart e poi Ulrich. Sta calando Forconi, vedete come si aprono dietro di lui, non ce la fa più e tra un po' si sposterà. Adesso vedremo se sarà la Cofidis a scandire il passo o se scatteranno. Tutto dipenderà dalla situazione, dalla condizione di Bobby Giulli, che non è uno scalatore, è un anche se in salita si difende molto bene, ha fatto delle ottime cronometro l'anno scorso, arrivò quarto nella cronometro di Disneyland, l'ultima cronometro del tour, e quest'anno è arrivato terzo nella cronometro lunga, quella vinta da Ulrich. Ecco, dall'inquadratura all'alto potete vedere benissimo quello che succede, c'è Forconi in prima posizione, sulla destra nella scia di Forconi c'è Rinero, poi la maglia gialla, accanto alla maglia gialla sulla destra c'è Armin Meier, poi accanto alla maglia gialla sulla sinistra, mentre sta scattando, mi è sembrato, ecco era normale. Il primo scatto è stato però portato da Piepoli, è stato Piepoli, e quindi su Piepoli si porta Roland Meier, nell'ordine Roland Meier, Piepoli, la maglia gialla, poi Rinero, poi Ulrich nell'ordine, poi Massi. E di grande. Roland Meier controlla, adesso sta scandendo il passo, è scattato però non per fare uno scatto per sé, ma proprio per aumentare l'andatura, per fare selezione. Qui si vedrà chi sta bene oppure no. Pantani è prontissimo in terza posizione, sembra che stia bene anche Ulrich in quinta posizione, ma è Piepoli che oggi potrebbe cercare di vincere questa tappa. Piepoli che ieri, è normale, quando piove, quando fa freddo, non riesce ad andare. Mi ricordo l'anno scorso nella tappa di Borgo Manero, arrivò stremato, arrivò veramente che non ne aveva più una goccia. Quando fa freddo non riesce a difendersi, forse perché il corridore, ecco qua Piepoli, rimaniamo in cronaca, abbiamo in prima posizione Roland Meier, poi Piepoli, ecco qua sui pedali pronto ad intervenire, a scattare, a contrattaccare Pantani, accanto a Pantani un altro uomo della Cofidis, sono tre i Cofidis e quindi in vantaggio numerico, ma lo scatto di Pantani è talmente bruciante, ecco, guardate Roland Meier è in testa, fa l'andatura, ma non mi sembra che abbia un volto molto fresco. Roland Meier in prima posizione, in seconda Piepoli, Piepoli che pedala in agilità, in terza c'è Pantani pronto ad intervenire, nella scia di Pantani c'è Rinero, poi Ulrich, poi Bobby Ulrich, tre uomini abbiamo detto della Cofidis, in prima posizione lo svizzero Roland Meier, nella scia di Pantani abbiamo in seconda battuta Rinero e poi pronto all'attacco anche Ulrich, ma ecco che esce sulla destra Jan Ulrich, scatto di Ulrich, scatta. Di Ulrich, e nella scia di Ulrich si pone subito Pantani, è Ulrich che porta il primo attacco, aveva lasciato Aldaga in prima posizione, attacco di Ulrich, che scatto, mamma mia, veramente si infiamma la corsa, Pantani è a 10 metri, Pantani sta recuperando, allora attacco di Ulrich, sono rimasti soltanto Ulrich, Pantani e poi Piepoli, continua, però comincia a voltarsi, ecco che la paura, lo stress ancora una volta blocca Ulrich, si volta, vedete nell'ordine Ulrich, poi Pantani in seconda posizione, poi Piepoli e poi Escartin, quattro uomini hanno distanziato tutti gli altri, testa a testa tra l'ex maglia gialla e la nuova maglia gialla, prosegue nel suo allungo macinando un lungo rapporto Ulrich, si volta, non gli dà tregua, però Pantani si mantiene nella sua scia, rimane sui pedali in terza posizione Piepoli, poi Escartin, ecco notate in poco più di 100 metri hanno fatto il vuoto e nel gruppo degli inseguitori è rimasto anche Bobby Ulrich, sì, sempre Ulrich, mentre eccoci tornati in testa con Stefan Elò che ormai è anche lui alla fine delle energie. Stiamo scalando il Col della Madeleine, Col della Madeleine, quando i corridori arriveranno in vetta mancheranno 43 km alla conclusione, 160 all'arrivo. Jan Ulrich che evidentemente, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Ulrich, sulla destra si guarda intorno, vedete cambia in rapporto. Testa cambia rapporto, vedete in testa al gruppo c'è lo svizzero Meier, mentre intuisce subito il pericolo Pantani, si lancia subito all'inseguimento del tedesco, nella scia di Pantani c'è Escartin, poi vedete la maglia rossa di Piepoli ed eccoci ritornati in diretta con
Pantani che marca stretto Ulrich. Bravo Ulrich, ha saputo reagire, è veramente un campione. Ieri ha perso 9 minuti, però ha ammesso la superiorità di Marco Pantani. Adesso c'è Scartin in difficoltà, per oggi è qui che sta attaccando sul col della Madeleine. L'anno scorso fu affrontata questa salita nella tappa di Courchevel, anche Piepoli un po' in difficoltà. Sta facendo un grosso forcing adesso Ulrich, che continua a voltarsi indietro. Vedi la differenza tra quando un corridore è sicuro oppure no. Pantani l'anno scorso, mi ricordo nell'Alpe d'Huez, ma di solito è partì e non si voltò più indietro, perché ha detto io non me ne importa niente chi c'ho dietro, io devo fare il mio sforzo, devo dare il massimo di se stesso. Quando saremo in cima conterò chi c'è qualcuno, oppure se c'è, si girerà qualcuno oppure no. E la mossa dell'uomo sicuro è proprio quella di non voltarsi mai. Sono sicuro di me stesso, non ho bisogno di controllare cosa succede alle mie spalle. Ulrich continua a voltarsi, è il testa a testa tra i due uomini più attesi. Ulrich, grande prova di orgoglio. Ulrich che ieri era rimasto coinvolto in una crisi di fame, crisi di freddo, oggi vuole dimostrare di essere ancora in grado, se non di staccare tutti, però di dare una prova di orgoglio. Comunque l'impressione che ho è che Marco riesca a stare molto bene nella scia del campione tedesco. E intanto vedete la Cofidis che sta cercando di organizzare l'inseguimento, mentre vedete Di Grande che è rimasto in questo gruppo, vedete con l'elmetto blu Ulrich davanti a lui, Rinero in prima posizione, Roland Mayer. Sono rimasti così sconvolti dall'attacco di Ulrich che Pantani ha subito bloccato, sono rimasti attardati e ora stanno cercando lentamente di recuperare. Continua a tirare Ulrich, un lungo rapporto. Sembra che Pantani sia come il gatto che scherza col topo. Lo sai cosa mi viene in mente in questo punto? Mi viene in mente la tappa di Monte Campione del Giro d'Italia, quando Pantani doveva assolutamente staccare Tonkov che non aveva nessun interesse a tirare. A questo punto è la stessa cosa, però le parti sono invertite per Pantani. Ulrich deve in tutti i modi staccare Pantani se vuole riconquistare questo tour, mentre Pantani deve solamente difendersi. Eventualmente potrebbe contrattaccare negli ultimi chilometri, ma secondo me non conviene fare questo, perché ha quasi sei minuti di vantaggio in classifica generale su Ulrich, e a questo punto può dare maggior distacco a Bobby Julich che è in difficoltà. Potrebbe approfittare del gran lavoro fatto da Ulrich che si ripropone alla grande come campione, diciamo. Una prova di grande orgoglio per questo atleta che ieri, al termine della tappa di ieri, aveva detto: è la più brutta giornata della mia carriera. Per contro Pantani aveva detto: è la più bella giornata. Ora Pantani lo segue da presso, mentre Ulrich incomincia a rallentare. Sì, sta rallentando, fra l'altro sta spingendo un rapporto più duro. Se Pantani sta spingendo un 19, lui sta spingendo un 18 o un 17, però adesso ha rallentato. Ulrich non ha nulla da perdere in questa tappa, perché era in maglia gialla, era preso 9 minuti, e quindi tenta l'impossibile, cerca di staccare Pantani in salita. Ci è riuscito l'anno scorso nella tappa sui Pirenei, dove appunto conquistò la maglia gialla, dove inflisse un minuto a Pantani, e ci è riuscito anche nella stessa tappa, cioè in questa salita, nella tappa di Courchevel, dove Pantani arrivò con 3 minuti. E intanto vediamo cosa succede alle spalle dei battistrada. Vedete Bjarne Riis, vedete il campione spagnolo Casero, vedete Di Grande, vedete Cyril Robin, poi Bjarne Riis, ecco Merckx, mentre in testa ora si sta portando Bobby Ulrich è sorpreso, sta cercando di organizzare l'inseguimento. Roland Mayer ancora in testa, mentre in quarta posizione nella scia di Roland Mayer di Bobby Ulrich c'è Di Grande, poi sulla sinistra si è spostato, ecco che però ritorna sotto il campione olandese Bogaert. Molto educato il gesto di Bobby Ulrich, che non ha gettato la bottiglia ma l'ha appoggiato. Primo piano di Bobby Ulrich, la grande sorpresa di questo Tour de France, mentre l'inseguimento è condotto. Ecco che sta arrivando l'ammiraglia che sta dando forse qualche consiglio, ne ha sicuramente bisogno lo statunitense. Ecco l'ammiraglia della Cofidis che sta cercando di finalizzare l'inseguimento dei suoi uomini. Bobby Ulrich è in difficoltà, sta cercando acqua da tutte le parti per bagnarsi, per risvegliarsi un po' da questo torpore. Ha speso tanto ieri.
ieri ed oggi in difficoltà. Continua nella sua azione Ulrich e continua a stargli a ruota, a me mi sembra anche abbastanza tranquillamente, Marco Pantani. Tra i primi 10 della classifica generale, non nel gruppetto di Bobby Julich, manca Nardello, che non è appunto in quel gruppetto, si è staccato, manca anche Luca Leblanc e Rodolfo Massi. E intanto Rodolfo Massi, che comunque può dirsi pago di quanto ha raggiunto oggi, ha ottenuto altri punti, la classifica finale del Gran Premio della Montagna non dovrebbe più sfuggirgli. E Pantani si mantiene nella scia di Ulrich. Ulrich che si volta a destra, a sinistra, cerca consigli, cerca aiuti, è stato lui a scattare a questo punto. Se tu fossi in Pantani, rimaresti nella scia di Ulrich per poi tentare di piantarlo in salita? No, io starei con lui. Non cercherei di staccarlo. Spiegaci perché. Perché devi anche dosare le forze. Ok, uno va forte, però mancano ancora 5 giorni alla fine del tour. Devi risparmiare. Ha già 6 minuti di vantaggio. È impossibile che Ulrich dia 6 minuti nel cronometro di sabato. Quindi io cercherei di andare a risparmio e anche cercherei di far vincere questa tappa ad Ulrich. Perché se vince la tappa potrebbe anche essere un po' più tranquillo domani, dopodomani. Per usare un termine calcistico, mentre intanto vediamo che incominciano a perdere contatto Rinero, ecco qua Christophe Rinero, ha speso tanto anche lui, spalleggiato molto Bobby Julich, ha speso tanto, ieri è stato tutto il giorno all'attacco e adesso sta perdendo contatto. Allora, in termini calcistici, quando un campione, anche se un grande campione, viene marcato stretto, subisce uno stress psicologico tale da fargli perdere l'energia. Ecco, Ulrich, secondo te, con questo marcamento stretto, con un Pantani che è indubbiamente il più forte, mentre lo vedere in ultima posizione Cyril Robin, davanti a lui c'è Casero, ecco, può stancare psicologicamente questo marcamento stretto di Pantani? Sì, può stancare. Ulrich non dovrebbe neanche guardarlo, dovrebbe solamente cercare di andare il più forte possibile, perché vedere uno che ti sta a ruota, che sembra che non facci fatica, questo ti demoralizza. Quindi secondo me dovrebbe non tanto cercare Pantani, ma solo di dare il massimo di se stesso. Fra l'altro lui è un cronome, quindi è abituato a correre da solo, è abituato a fare il massimo sforzo da solo. E pensa che oggi nel gruppetto degli inseguitori Ulrich ha ben 3 compagni di squadra: Udo Bols, il numero 3, l'austriaco Totöschen, il numero 8, e Bjarne Riis, il numero 7. Ne aveva tre e quando aveva bisogno di aiuto li ha piantati. Non ha voluto organizzare un attacco con tutta l'equipa, ha preferito dare una dimostrazione di forza. Pantani lo ha subito raggiunto ed eccolo lì nella scia del tedesco, mentre vedete Escartin e Di Grande. Escartin è stato raggiunto dal gruppetto di Bobby Julich, ancora Roland Meyer tirare. Di Grande sta andando molto bene, non dimentichiamoci, è il primo tour per lui e sta facendo cose egregie. Anche Piepoli sta andando bene, non è riuscito a stare con Ulrich e Pantani e questo mi dispiace, perché sarebbe stato bello vederlo là davanti, anche perché poteva lottare per un successo di tappa che per lui sarebbe stato la realizzazione di un sogno. Quindi adesso Piepoli è a metà tra il gruppo Cofidis di Roland Meyer, Bobby Julich e i due di testa. Naturalmente c'è ancora Lo davanti, però sta perdendo terreno. Ed eccolo qua, Bobby Julich, il corridore statunitense che è secondo in classifica generale, 3.53 il ritardo di Julich da Pantani. Pantani che è nella scia di Ulrich che attualmente ha un ritardo di 5.56, quindi lui marca stretto Ulrich mentre Julich sta perdendo terreno. Questa mattina, in questa lunga diretta, abbiamo notato, almeno io ho notato, che Ulrich continuamente mangiava e beveva, mangiava panini, comunque cercava di alimentarsi. Ieri è andato in crisi di fame, ieri ha pagato il freddo e proprio quindi per questo motivo, anche perché appunto è successo proprio ieri, oggi cerca di non commettere lo stesso errore, quindi continuamente ha cercato di alimentarsi bene per non andare in crisi di fame. Crisi di fame che è irreversibile, quando ti arriva non c'è più niente da fare. Dobbiamo però parlare anche delle differenti condizioni atmosferiche: ieri pioggia, bufera, oggi tempo discreto, anche se qui sul traguardo le condizioni atmosferiche sono peggiorate e la meteorologia prevedeva cattivo tempo nel finale di tappa.
Speriamo che non cominci a piovere, adesso è abbastanza caldo, difatti i corridori si sono aperti la maglietta, stanno sudando molto, il gruppo sta perdendo terreno, molto terreno, Ulrich sta imprimendo un bel ritmo, un bel forcing, raggiungeranno Elo e bisogna vedere però appunto quale sarà il comportamento di Pantani. Tra poco passeranno un paese e da quel paese mancheranno 7-8 km alla vetta, più o meno comunque la salita è tutto uguale, pendenze non cambiano di molto. Sempre Rolandmeier in prima posizione con Julich in seconda, Bogert in terza, poi in quarta posizione vedete affiancati Escartin, maglia bianco-verde e Di Grande. Tu hai citato l'Elvezia che era la nazionale svizzera, il santone della situazione era Paul Coakley, ebbene non ha neanche voluto vedere Zülle quando Zülle si presentò per un provino. Paul Coakley non credeva assolutamente in Zülle. No, difatti Zülle chiese a lui di passare professionista nella sua squadra e Coakley ha detto no grazie, non, secondo me non sei un corridore quindi non ti prendo. E intanto siamo ancora su Ulrich, ecco, fai notare la differenza tra le ruote del tedesco e quelle del romagnolo. Ulrich ha le ruote ad alto profilo, sono ruote in carbonio, sono molto leggere e però hanno il vantaggio massimo in pianura quando si va a 50 all'ora e più, perché ci sono molti meno raggi e quindi essendoci meno, sono i raggi che alla fine mulinano e quindi danno, frenano, non hanno una buona aerodinamica. Mentre Pantani ha le ruote tradizionali, ruote che alla fine sono le più leggere di tutti, una coppia di ruote pesa 1,5 kg, 1,6 kg e in salita secondo me la soluzione migliore è quella che adotta Pantani in questo momento. Hello. Eccolo qua inquadrato a 2,40 nei confronti di Ulrich di Pantani, a 3,40 c'è il gruppo. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, mentre vedete che il tifo è equamente diviso tra i tifosi di Pantani e quelli di Jan Ulrich. Tantissimi italiani ci sono qui sulla Col della Madeleine, mancano ancora 8-9 km al Gran Premio della Montagna e lo può perdere 20-25 secondi a chilometro, quindi nell'arco di 5-6 km lo raggiungeranno. Vi avevamo detto è una, ormai una succursale dell'Italia, il Col della Madeleine, molti anche gli olandesi hanno un Bogert che sta andando molto bene, mentre hanno deluso i belgi. Hanno deluso i belgi, adesso c'è Merckx, Axel Merckx nel gruppetto di Bobby Julich, mentre altri corridori non sono i neanche... I due che avete visto erano Aldag e Teteriuk, facevano parte del terzetto di testa, stanno per essere ripresi da Ulrich e da Pantani. I due corridori che avete appena visto inquadrati erano il tedesco Aldag, compagno di squadra di Ulrich, a questo punto se avesse risparmiato un po' di energia avrebbe potuto dare anche una mano al suo capitano, ma nessuno gli aveva spiegato bene che cosa doveva fare, per cui Aldag un po' si manteneva in coda al gruppetto, poi per la dignità di non fare il succhiaroate ad oltranza si è portato in testa a tirare. Quando doveva entrare in azione, quando doveva avere sufficienti energie per aiutare Ulrich, con ogni probabilità Aldag si staccherà subito, ma potrebbe dargli una mano per 400-500 metri se ce la fa. Ma proprio la presenza di Aldag tra gli attaccanti aveva fatto sì che fin dalle prime battute di questa tappa vi avessimo subito annunciato che la presenza di Aldag cosa significava? Significava che la Telecom aveva studiato un piano d'attacco, un piano per mettere in difficoltà Marco Pantani, e così è stato, prima Aldag, poi Bjarne Riis e deciso Ulrich, che vedete che attenzione, continua ad aumentare velocità, allunga, scatta Ulrich, non gli fanno male. Scatti che fanno assolutamente male, lo marca da presso Pantani, aumenta l'andatura in questo falso piano, cerca di sfruttare la maggior potenza aumentando i denti del rapporto, zig zag di Ulrich nella scia di un motociclista, mentre Pantani, vedete, è sui pedali leggero, accarezza i pedali mentre è pieno sotto sforzo il tedesco.
tutti e due hanno biciclette speciali. Pantani un telaio che sfiora il chilogrammo, un telaio che con la forcella pesa 1,350 kg. Anche Ulrich, telaio nuovo in scandium con parti in carbonio, soprattutto i forcellini posteriori, quelli che da sottosella vanno alla catena. Anche la forcella interamente in carbonio, solamente 350 grammi il peso, quindi c'è la massima ricerca della leggerezza, perché in salita è molto importante avere meno peso possibile. Adesso vediamo che Alda cerca di dargli una mano, cerca, però per 400-500 metri secondo me gliela può fare. Ecco Alda in prima posizione, lo aspettava da parecchio tempo, alla fine è arrivato, anche se è arrivato quando il lunghissimo tedesco forse era in riserva. Allora la situazione: Aldag lanciato in questa fuga, in questo attacco fin dalle prime battute di questa sedicesima tappa, Visilla Albertville di 204 chilometri. Fa proprio, cerca le residue energie per riuscire a dare una mano al proprio capitano. Vedi la differenza di telaio tra i due, bisogna guardare il forcellino dietro sotto la sella. Ulrich ha solo un tubo, vedete, proprio sotto la sella, mentre Aldag ne ha due: telaio tradizionale per Aldag, telaio speciale per Ulrich. Aldag, Ulrich e Pantani, mentre Tetteriuk non ha neppure accennato ad una minima reazione. Non ce la fa più. Lo sforzo di Aldag, veramente bravissimo questo gregario, era là in testa, aspettava di vedere arrivare il proprio capitano. Quando è arrivato il capitano, ormai Aldag era alla frutta, era proprio allo stremo delle forze, invece insiste ancora, vuole rimanere ancora per qualche centinaio di metri per fare da apripista per il suo capitano. Ulrich è un campione, oggi ha reagito dopo la sconfitta, qualcuno diceva che se ne tornava a casa, tutt'altro, è qui che sta lottando, sta cercando in tutte le maniere di staccare Pantani nel suo terreno. E ha commesso tanti errori, quando uno è giovane è normale che commetta degli errori, quindi tutti questi serviranno, lo ha detto fra l'altro Godefroid ieri, quando uno è giovane commette degli errori, beh, lui farà tesoro di questi errori perché l'anno prossimo si ripresenterà per vincere nuovamente il Tour de France, lo ha vinto l'anno scorso. Mentre per Pantani, beh, questa dimostrazione a questo Tour dimostra che se uno partecipa e cerca di vincere il giro come ha fatto Marco, non è detto che può essere competitivo, anzi tutt'altro, può essere l'ideale fare il Giro d'Italia per poi fare il Tour de France. Meno di un minuto il vantaggio di Elo, ma d'altronde gli organizzatori hanno già preannunciato, sia quelli del Giro che quelli del Tour, che l'anno prossimo metteranno meno chilometri a disposizione degli specialisti del cronometro e aumenteranno il numero delle salite, degli arrivi in salita, proprio perché sia il Giro che il Tour hanno dimostrato che l'esercizio, lo scatto e il grimper sono quelli che il pubblico preferisce. E non va più, ormai è in debito d'ossigeno, andrà su ai 15 all'ora, mentre dietro vanno su ai 23-24 orari, quindi lo raggiungeranno nel giro di un chilometro e non uscirà neanche per 100 metri a stare con Ulrich e Marco Pantani. Stefano Elò, che si era prodigato in una lunghissima fuga con il kazako Tetteriuk e con il tedesco Aldag, avevano avuto anche 6 minuti di vantaggio, poi naturalmente lo sforzo di una tappa con ben 5 gran premi della montagna, 5 gran premi della montagna che sono stati tra l'altro affrontati a grande andatura nell'ordine: il Col de Port dopo 37 chilometri, il Col de Coucheron al 50° chilometro, il Granier al 68° e il Col du Grand Coucheron al 115° chilometro, e adesso al 160° chilometro di corsa il Col della Madrena, quota 2020 chilometri, una salita lunghissima con una pendenza del 7,6%. Continua nella sua azione mulinando un lungo rapporto Ulrich, ma lo tallona da presso Pantani. Hanno già guadagnato 1 minuto e 40 secondi il duo inquadrato in questo momento nei confronti del gruppo Bobby Julich. Quindi Bobby Julich, che in classifica generale era piazzato in seconda posizione con un ritardo di 3,53, sta perdendo ancora terreno. Quindi l'attacco di Ulrich consente a Pantani di distanziare il secondo in classifica generale. Più che altro c'è la possibilità per Ulrich di risalire in seconda posizione. Questa mattina era quarto, davanti a lui aveva Escartine e Bobby Julich, che se continuerà di questo passo questa sera sarà secondo, però sempre a
a 5 minuti e 56 secondi da Marco Pantani. Intanto vedete Elo, sembra di vedere l'ero di Lesar quando in maglia gialla non andava più avanti, però bisogna dare atto che questo ragazzo lo stanno riprendendo, bisogna dare atto a questo ragazzo che non ha tanta paura, va all'attacco, rischia di suo, e quindi proprio per questo bisogna battergli le mani. E d'altronde è la tattica preferita dai francesi, le guasconate, questi corridori alla Virank che lanciano l'attacco anche se il traguardo è a tanti tanti chilometri. L'importante per i francesi è dimostrare, aver voglia, aver coraggio e non affrontare la corsa con il bilancino del farmacista. E la sua bella, la sua grande avventura sta per finire, non riesce ad agganciare la ruota di Ulrich e Pantani, sta facendo l'ultimo disperato sforzo per mantenersi nella scia di Ulrich e di Pantani, perde terreno. Ma ti faccio domanda, se tu fossi Pantani staccheresti, naturalmente se ne avresti la possibilità, Ulrich? Io non sono un tecnico come te, io lo staccherei. Però siamo, cos'è oggi? È martedì, mancano ancora tante tappe. Ma tu sai che batosta per il morale di Ulrich. Ho capito. Uno scatto però di Pantani, ecco un tifoso con la bandiera tedesca, si incrociano la bandiera italiana e la bandiera tedesca, Pantani è lì. Io attaccherei. Però considera che non è fatto di per essere difensivisti, solo che ha già dato delle dimostrazioni di forza incredibili. Deve, secondo me, adesso dosare gli sforzi, non si sa mai. Ha fatto il Giro d'Italia, ha fatto 5 settimane senza correre, e qui nelle Alpi ha fatto ieri, ha fatto un qualcosa di straordinario che rimarrà nella storia. Però mancano ancora 5 giorni, quindi io, se fossi nei suoi panni, cercherei di difendermi e basta, senza fare ulteriori sforzi, perché non si sa mai. Ecco il gruppo dei Piepoli raggiunto. C'è, vediamo, Bogaert, Piepoli, Escartin, Bobby, Ulrich, poi Bjarne, Riss nell'ordine, e poi si riporta in coda questo gruppo Silir Robert. Ecco qua Ulrich era seconda, ora l'attacco di Ulrich mette in discussione la sua seconda posizione, mentre Bjarne Riis hanno perso contatto gli altri due gregari di Ulrich che facevano parte di questo gruppetto. Non dico che Pantani dovrebbe arrivare fino al traguardo, ma uno scattino così, proprio. Beh, sì, una bottarella al morale di Ulrich io gliela darei. Potrebbe fargli capire che comunque lui comunque è il più forte. Puoi, ecco, attaccare, puoi scattare, ma io sono il più forte, ti lascio andare, poi quando voglio ti levo di ruota. Poi potrebbe anche fermarsi. Comunque mi sembra che stia andando su molto bene. Siamo in quel paese che dicevo prima, mancano ancora 7-8 chilometri al Gran Premio della Montagna, quindi ancora molti chilometri. Nel gruppetto di Bobby Julich c'è anche Axel Merckx, mentre non ho più visto Di Grande. E vedete le scritte che inneggiano a Pantani. Udo Bolz merita anche lui una scritta, perché veramente tra i gregari di Ulrich è sempre stato tra i più tenaci, ma dobbiamo dire per la verità che tutta la squadra di Ulrich, tutta la Deutsche Telekom è sempre stata intorno, fedelissima al proprio capitano. E eccoli qua gli indiani. Nella sua conferenza stampa dell'altro giorno, quasi prevedendo la sconfitta, la debacle di ieri, nella conferenza stampa, ecco che arriva Martinello, il direttore sportivo. Martinello è il corridore che è a casa e che salutiamo. Approfittiamo del lapsus per salutare Silvio Martinello. Intanto Rinero, bravo a tutti quanti. Allora, dicevamo che forse prevedendo la debacle di ieri, Ulrich nella conferenza stampa del giorno prima aveva detto: comunque vadano le cose, io ringrazio i miei compagni di squadra, sono stati bravissimi. Lo avevamo subito segnalato e avevamo subito detto questo strano annuncio, poi si era alzato e se n'era andato senza voler aggiungere altro. Ecco, questo strano, misterioso annuncio significa forse che Ulrich non è convinto delle proprie possibilità. E difatti si è staccato, è andato in crisi, però ha reagito molto bene. Prima ho detto eccoli qua gli indiani, perché si sono viste proprio le immagini, si è vista la strada salire fino ai 2000 metri del Col della Madeleine. Quando correvo in bicicletta delle volte guardavo su, no? E questo mi demoralizzava, perché vedevo la gente là in cima, là lontana. E allora tra corridori si diceva: dobbiamo salire fino là, fino dove ci sono gli indiani. E mancano ancora, difatti, ancora 7 chilometri al Gran Premio della Montagna. Adesso è Godefroot che si è portato al fianco di Ulrich.
Che consigli può avermi dato secondo te? Per me gli ha detto più o meno la situazione attuale, gli ha detto il vantaggio che ha nei confronti di Bobby Julich e del gruppetto appunto che insegue, e potrebbe eventualmente suggerirgli la tattica. Stiamo attenti perché Ulrich è davanti, quindi non può rendersi conto eventualmente di una crisi di Marco Pantani, mentre il direttore sportivo che è dietro in ammiraglia potrebbe accorgersi, perché delle volte il corridore può perdere un metro, può perdere due metri e lui non se ne accorge. Ed ecco Piepoli con Escartin e con Julich. Piepoli in ottima posizione, potrebbe lanciare a sua volta il controattacco, mentre mi ricorda la gestualità del Torero, quella degli spettatori che si avvicinano poi si scansano. Sembra quasi che usino le banderiglie per... Ecco qua. 1,45 secondi il vantaggio dei due su Bobby Julich, su Piepoli. Piepoli che sta andando molto bene, non è riuscito a stare con Ulrich e Pantani, però adesso è lui che sta scandendo il ritmo e di fatti si sono staccati molti corridori, sono rimasti con lui solo Bobby Julich e un altro corridore. Ed eccoci con un'altra inquadratura su i due battistrada. Lo segue sempre come un'ombra Pantani. Pantani che continua a spingere un rapporto più agile, cerca di stancarlo con queste sue progressioni tipiche del passista scalatore. Abbiamo a confronto due tecniche diverse, quella del passista scalatore, quella di Ulrich, e quella dello scalatore puro, vale dire Pantani. Comunque l'anno scorso per me Ulrich andava via più agile, andava via più sciolto, quest'anno è un po' più legnoso. Va bene che ieri è andato in crisi, quindi può darsi che non abbia la stessa brillantezza, però l'anno scorso andava su agile quanto Pantani, proprio riusciva a andare a 85 pedalate al minuto anche in salita. Quest'anno invece è un po' più legnoso, ha delle grosse masse muscolari, vedete la gamba fina di Marco Pantani, un ragazzo di 56 kg, mentre la potenza, i muscoli di Jan Ulrich è invece 73 kg. E intanto vedete sempre Piepoli con Escartini in seconda posizione, Merckx Junior in terza, poi Bogaert, poi Bjarne Riste e Bobby Julich in ultima posizione. Bobby Julich in difficoltà, Bobby Julich il secondo in classifica generale, che sta cercando di mantenersi in coda a questo gruppetto, mentre abbiamo visto Ulrich costretto ad un dribbling immediato per evitare uno spettatore che si era portato a centro strada. Hai visto quando si alza sui pedali Bobby Julich, gambe larghe, non ce la fa più e cerca in tutte le maniere di stare nel quel gruppetto, sta sforzando molto e non so se riuscirà a mantenere il ritmo di Piepoli. Però mentre Ulrich sta continuando nella sua azione, Pantani, l'impressione mia è quella che stia andando molto bene, abbastanza tranquillo nella scia, e secondo me fa bene a stare nella sua scia. E adesso si volta indietro Ulrich. Passa Pier Bergonzi della Gazzetta dello Sport, notizie dell'ultimo scandalo, quello della Big Mat. Ma so quello che mi è stato riferito questa mattina. Un caravan della Big Mat che stava raggiungendo il traguardo è stato fermato sull'autostrada ad un casello, e un controllo di polizia avrebbero trovato delle borse contenenti non si sa che cosa, di fatto sono stati portati al commissariato. Quindi anche per loro si apre un'inchiesta giudiziaria? Potrebbe aprirsi. Grazie, ringraziamo Pier Bergonzi della Gazzetta dello Sport, ritorniamo in cronaca diretta. Quando avranno superato la vetta del Col della Maddalena dovranno fare ancora 43 chilometri in discesa verso Albertville, dove il Tour fa tappa per la prima volta. Albertville, capitale dello sci per le Olimpiadi invernali. Olimpiadi del 92, sono state Albertville era la sede di queste Olimpiadi. Intanto Ulrich mi sa che stia calando, eh? Nettamente, anche il volto tradiva l'ansia e la fatica, mentre Pantani mi sembra ancora in splendide condizioni. Non cerca acqua, sta solamente nella scia di Jan Ulrich. Ulrich adesso ha trovato un posto un po' meno di... Intanto vedete proprio per terra le scritte Pantani e scritte in giallo. E notate la concentrazione
che non può lasciare un attimo il corridore con tutta questa gente. Sì, gli applausi fanno piacere, l'urlo, le bandiere che sventolano, ma il corridore che è già sotto sforzo, sotto tensione per capire quello che deve fare, spesso viene messo in difficoltà anche perché gli atleti sono costretti a deviare improvvisamente la linea di marcia proprio per non investire gli spettatori. Anche la differenza di stile: Pantani quasi sempre sui pedali, Jan Ulrich quasi sempre seduto, ed è per questo che dovrebbe andare via un po' più agile. Andare via duro, stanchi il muscolo, perché andando pedalate a 70 pedalate al minuto, anche qualcosa meno, la contrazione muscolare è più lunga, quindi alla lunga richiami più fibre e il muscolo si stanca prima. Mentre quel signore col cappello bianco-rosso, avendo la maglia della Telecom, non penso abbia detto cose molto gentili a Pantani. Ma sai, qui è difficile, comunque sono talmente concentrati i corridori che quasi non sentono quello che la gente gli urla. E Iulis continua a perdere terreno, avete visto quell'inquadratura dall'alto che vi mostrava la salita alpina. Nelle Alpi le salite sono indubbiamente molto, uno stranissimo tifoso, sono molto più lunghe, meno pericolose le discese rispetto ai Pirenei. Auguriamoci che qualcuno controlli quello che stanno facendo questi due cavalli, che non si inseriscano sul percorso. Tanto adesso è un po' in difficoltà Bjarne Riis, Bobby Julik riesce a rimanere nella scia di Tiepoli. Ed ecco il pirata con i suoi tifosi. Ci sono tantissimi italiani sulla Col de Maddalena, anche perché siamo vicini, è il posto più vicino all'Italia. Con il Jolly Rogers, che era il simbolo, il teschio con le due tibie bianche in campo nero, Jolly Rogers, il simbolo dei pirati. Anche vedete Pantani cosa fa, quando si alza sui pedali mette due denti più duro, quindi può mettere il 19, appena si mette seduto due denti più agile, 21, perché da seduto va via più agile, mentre quando si alza sui pedali riesce a andare via con un rapporto più difficile. Adesso difatti è seduto e aveva un 21, adesso si alza sui pedali e ha cambiato rapporto. E guardate quanta strada devono ancora fare i corridori prima di raggiungere la vetta. Vogliamo ricordare, oltre al tipo di rapporto, anche la differenza di peso-potenza fra Ulrich e Pantani. Ci sono 17 kg di differenza l'uno dall'altro, ciò vuol dire che se Pantani, per fare un esempio, sta sprigionando 300 watt di potenza, in questo momento Ulrich ne deve sprigionare più di 400, proprio per il motivo che ha tutti questi chilogrammi di più. Chilogrammi che erano nettamente aumentati questo inverno, aveva sfiorato i 100 kg praticamente. No, mentre, non esagerare. Beh, a quanti chili pesa adesso? 73. Era arrivato 85, 87. 85, 87, 90, quindi sfiorava il quintale. Ecco che Stéphane Helot viene raggiunto e superato. Ecco Axel Merckx, la prima volta in questo tour che il lunghissimo figlio del grandissimo Merckx si mette in evidenza. Nell'ordine vedete con la maglia rossa Tiepoli, con la maglia bianco-verde l'uomo della Kelme, vale a dire Escartin. Poi nella scia di Escartin c'è Bobby Julik, dopo Bobby Julik Axel Merckx, dopo Axel Merckx il campione d'Olanda, maglia bianca, rosso e blu, Bogaert. Poi in penultima posizione vedete Bjarne Riis, il vincitore del Tour di due anni fa, e in ultima posizione Stéphane Helot. Stéphane Helot che è stato a lungo in testa a questa tappa in compagnia di Teterjuk. Fa molto bene secondo me Tiepoli a tirare, perché questa mattina era 17° in classifica generale, però per farvi un esempio Leblanc era ottavo, aveva solamente 2 minuti di vantaggio, 2 minuti e 50 di vantaggio nei confronti di Tiepoli, e Massi, Leblanc, Meyer, Nardello, Casero, Beltran, Hamburger, Baranowski e Robin che lo precedevano in classifica si sono staccati, quindi potrebbe addirittura entrare tra i primi 10 della classifica generale Tiepoli. Sempre la situazione non cambia con Ulrich, si volta, aspetta forse che arrivi Bjarne Riis. Bjarne Riis fa già fatica a rimanere nel gruppo nel quale c'è Tiepoli che scandisce il passo. Siamo ormai in vetta al Col della Madeleine, siamo in vista del Col della Madeleine Horse Category, quindi fuori da ogni categoria. 160 saranno i chilometri percorsi, 43 alla conclusione, circa 18 chilometri per raggiungere la vetta.
per raggiungere quota 2160 km e poi la lunga volata verso Albertville. Discesa, poi ultimi 15 km pianeggianti. Pantani rimane nella scia di Ulri, che ormai non ha più la speranza di staccare Pantani, però ha controllato la situazione degli inseguitori, perché potrebbe ritornare secondo in classifica generale. Era quarto, può scavalcare sia Scarsina che Bobby Julik, soprattutto Julik in evidente difficoltà. E intanto ricordiamo per domani 17esima tappa da Albertville a Aix-les-Bains, 149 i chilometri, collegamento televisivo a partire dalle ore 15. Anche per domani sono previsti gran premi della montagna, 3 per la precisione, 2 di prima categoria e 1 di terza categoria. L'ultimo gran premio della montagna, Col di Urevara, 25 km dall'arrivo a quota 1450. Le salite non sono ancora finite, domani sarà comunque l'ultima tappa alpina. Ultima tappa alpina, però la più facile, c'è il Col di Urevara che non ha nulla a che vedere con queste salite. Vedete intanto la grinta di Ulrich, vedete quei cerotti riscaldanti sotto le ginocchia, forse il freddo di ieri gli hanno procurato fastidio alle giunture e ai legamenti, ed è proprio per questo che ha messo questi cerotti, che non sono per cadute ma proprio per riscaldare, per mantenere caldo le ginocchia. Eravamo abituati a vedere un Ulrich, non dico sorridente, ma con un volto che non tradiva nessuna emozione, una sfinge. Non si sapeva mai se stava bene o se stava male. Il volto di Ulrich tradisce la fatica, tradisce lo sforzo, mentre Pantani si mette da solo un giornale. Ecco che Ulrich chiama l'ammiraglio, Ulrich passa per primo sotto il traguardo del Gran Premio della Montagna, chiama l'ammiraglio, si mette questo giubbino mentre Pantani si disseta, ha provveduto da solo a infilarsi un giornale, mentre ecco che arriva l'ammiraglia. Vedete Ulrich accanto all'ammiraglia della Telecom, Pantani sta aspettando il suo direttore sportivo, che a sua volta gli passa la mantellina non la vuole, ieri, Pantani non vuole la mantellina, quella mantellina che ieri gli ha procurato parecchi fastidi, parecchie difficoltà. Per infilarla è addirittura uscito di strada, ha picchiato il ginocchio, ha avuto una specie, lui stesso ce l'ha raccontata, una specie di crollo psicologico, diciamo, ma insomma, ma sempre la sfortuna contro di lui. Poi si è ripreso e ha continuato questa meravigliosa, indimenticabile cavalcata. Giustamente l'equipa ha detto: Pantani, con questa sua azione, in questa atmosfera dantesca, è entrato d'autorità nella leggenda del Tour. Vero, è entrato proprio nella leggenda. Un'altra tappa che mi ricordo è quella di Chiappucci nel 92, quando vinse al Sestriere, andò in fuga fin dai primi chilometri, fece tutta la tappa da solo e riuscì ad arrivare con un paio di minuti di vantaggio. La differenza è che Chiappucci non riuscì a strappare la maglia gialla ad Indurain, invece Pantani è riuscito in questa impresa. Intanto vedete la difficoltà di Axel Mer sulla sinistra, vedete bocca aperta, anche Bernerisse ha tutta, è Piepoli che continua a scandire il passo, e Scartin in seconda posizione, ma tutti gli altri sono in difficoltà. Piepoli, Escartin, Bobby Ulrich nell'ordine, poi Merckx, poi Bogart, poi Bjarne Riis, mentre lo è stato staccato. Vediamo il distacco del gruppo dei più immediati inseguitori in vetta al Col della Madrenne. In prima posizione Piepoli, che scollina in terza posizione, poi vedete la grinta di Axel Merckx. Piepoli, Escartin, poi Axel Merckx, Bobby Ulrich, Bogaert e Bjarne Riis. Axel Merckx alza il braccio, chiede l'intervento della propria ammiraglia. Piepoli, Escartin, Bobby Ulrich, Bogaert, Merckx continua a chiamare l'ammiraglia. Fino a questo momento, almeno fino a questa mattina, il tour di Axel Merckx era stato anonimo. Ciononostante era 20esimo in classifica generale con un ritardo di 14 minuti e 26 secondi. Oggi potrebbe entrare nei primi 15. Molto bene oggi Axel Merckx, mentre Elo riesce a questo punto a arrivare al Gran Premio della Montagna con un ritardo di 2 minuti e 52 secondi adesso. Ecco Elo, un break con Edgar Sorgelos,
ma prima del break con Edgar Sorgelos, un break pubblicitario. Salve! Noi vorremmo fare un giro in barca. No hay barca, señor. E quelle? Sì, ma al sol, mucho calor. E se portiamo da bere? Mira il dito. Pedro, esto es estate. Seguro, es estate. Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. No podía resistir, José. Te comprendo, Pedro, te comprendo. Si sente quando è estate. Ritorniamo in cronaca diretta per seguire le acrobazie in discesa, mentre ecco che passa Massi con Aldag. Massi a 3,58 conquista altri punti per la classifica del miglior scalatore. Aldag, ed ecco le acrobazie di Urric e di Pantani. Fra i due chi è il miglior scalatore? Fra Urric e Pantani, chi è il miglior scalatore? Beh, scalatore non c'è ombra di dubbio, Pantani. No, beh, discesista. Discesista Pantani. Quindi Pantani nettamente superiore a Urric, sia in salita che in discesa. Guardate come sta mulinando il lungo rapporto. E adesso passiamo a Edgar Sorgelos. Edgar Sorgelos ha corso con Gaul e con Bahamontes. Edgar Sorgelos ha vinto due Sassari Cagliari, era gregario sia di Vastenberghe che di Valloi. Allora, un giudizio su Gaul, Bahamontes e Pantani. Per me Pantani è più forte, che perché Gaul era sempre in viraggio, cioè scattava sulle curve e poi più piano. Ma Pantani è una macchina che resta sempre, è più duro per altri corridori. Quindi nettamente superiore per Edgar Sorgelos, che ha corso, quindi in grado di darci una precisa valutazione tra Gaul, che lui chiama Gaul, tra Gaul e Pantani. Per Edgar Sorgelos Pantani è nettamente superiore, perché è in grado di attaccare in qualsiasi momento e il suo attacco è più duro da controllare. Urric e Pantani, il testa a testa che era iniziato in salita continua in discesa. Continua in discesa, Ulri continua a scandire il passo e, se avete notato, non ha mai rivolto la parola una volta a Marco Pantani, non gli ha mai chiesto una volta ad aiutarlo, sta proseguendo nella sua azione. A questo punto il suo obiettivo è quello di ritornare sul podio, di ritornare in seconda posizione. Adesso è appena giù, è quarto in classifica, però potrebbe riconquistare questa posizione. Secondo, lui è arrivato secondo 2 anni fa dietro Bjarne Riis, l'anno scorso ha vinto, quest'anno se almeno continuerà le cose così può ritornare secondo. Quindi diciamo che l'attacco di Urric per il momento non è finalizzato a staccare, a scalzare dal primo posto in classifica generale Pantani, bensì di recuperare una posizione, di mettere in difficoltà sia Escartin che Bobby Julice e quindi puntare al podio sui Campi Elisi. 2 minuti in ritardo di Ulic. Tra Ulic e Urric che distacco c'è? Allora, questa mattina Giulic aveva un distacco di 3 minuti 53 secondi da Pantani, mentre Ulrich 5,56, quindi 2 minuti di distacco tra i due. Quindi in questo momento Ulrich sta risalendo nella classifica generale, si è portato in terza posizione. Sì, in terza posizione, adesso sta lottando a secondi per la seconda posizione. Questa è una discesa lunghissima, 26-27 chilometri. Adesso c'è questo tratto, poi a metà anche un leggero falso piano in salita, poi di nuovo discesa, poi a 15 km dall'arrivo pianura fino qui ad Albertville. Io penso che la regia ci riproporrà questo gesto di Pantani, qualche crampo alle mani. Ma più che altro è l'asfalto che è ruvido, queste continue vibrazioni danno fastidio, quindi cerca un po' di sciogliere la muscolatura delle braccia e delle mani. Mentre sta passando Jalabert con Baranowski, con Rinero, con Prudenzio Indurain e con Jacques. Ecco, quel ragazzo della Polti è il più giovane della Tour, ha 22 anni. Sì, quello in piedi che sta mettendosi la mantellina adesso, tedesco, pure lui della Polti, ed è il corridore più giovane che partecipa al Tour. Perde ulteriormente terreno anche nella tappa di oggi il campione nazionale francese Laurent Jalabert. Eccoci con
Urric e Pantani. Anche qui Pantani sta bene a stare in scia perché prende meno rischi, addirittura secondo me potrebbe anche stare qualche metro più indietro. È Urric che sta tirando e qui sono discese, vabbè che l'anno scorso l'hanno fatta, però non è che si ricordano tutte le curve. L'abilità di un discesista è proprio quella di capire come potrebbe essere una curva quando le curve sono cieche, cioè quando non le vedi, quando non sono tornanti. Urric, eccolo qua, qualche crampo Urric nella scia di Urric. Vedete che Axel Merckx continua a chiamare la vettura, si è fatto dare un giubbino senza maniche, si è fatto dare il casco, richiama la vettura. Proprio l'altra sera, mentre insiste con lo sciogliere i muscoli Bobby Urric, è proprio l'altra sera stanga, adesso vediamo se c'è stanga alla guida dell'ammiraglia. Sì, c'era proprio stanga, che il general manager dell'equipe. Stanga ci diceva: continuo ogni giorno a dire ad Axel Merckx di farsi vedere. Axel Merckx ogni giorno mi dice: intanto continua a aumentare il ritardo di Urric, ogni giorno continua a dirmi: vedrai che nelle grandi tappe di montagna mi vedrai. Oggi finalmente Axel Merckx è con il gruppo, non dico dei primissimi, ma perlomeno è là davanti. No, oggi ha fatto una bella corsa, anche perché lui è 1,91 m, 1,92 m, quindi non ha assolutamente la taglia del Grimper. Tanto è sempre Ullrich davanti. Il fatto di avere il cambio nel manubrio dà la possibilità ai corridori di cambiare continuamente rapporto. Prima di un tornante mettono un 53-15, 53-14, perché si cala notevolmente di velocità nel tornante, e quindi nell'uscita avere un rapporto più agile ti permette di acquistare prima velocità, e poi appena si acquista velocità i corridori rimettono il massimo rapporto, che è 53-11. 33 chilometri alla conclusione, dovremmo quindi arrivare, come avevamo detto, intorno alle 17. Attenzione, perché la strada presenta ancora delle difficoltà. Ecco che appunto Pantani si stacca giustamente da Urric, e a questo punto sono perfettamente d'accordo con te in questa determinata situazione. Sono perfettamente d'accordo con te. Pantani non ha nessun motivo di attaccare in discesa, deve mantenere Urric al comando. Urric che può ritenersi soddisfatto, perché la sua escalation non per il primo posto ma per il secondo e terzo posto sta finendo positivamente. A 6 minuti quasi, 5 minuti e 56 secondi di vantaggio Marco, c'è una cronometro di 53 km e bisogna che vada a piedi per perdere più di 6 minuti, quindi ha un vantaggio rassicurante. Addirittura oggi, se continuerà a mantenere questo vantaggio, porterà anche a più di 6 minuti il suo vantaggio su Bobby Julik, quindi non deve solamente attaccare, deve difendersi, non correre rischi e stare nella scia di Urric in questa discesa. E d'altronde abbiamo ancora negli occhi la grande performance di Pantani nella tappa cronometro del Giro d'Italia, tappa cronometro nel testa a testa finale con il russo. Ha dimostrato di non temere nessuno quando la corsa è dura. Tonkov partiva con i favori del pronostico, Pantani ha annullato appunto il pronostico e ha dimostrato già al Giro d'Italia che i suoi scatti fanno male e che alla fine è lui più fresco degli specialisti. Stessa situazione può presentarsi in questo Tour de France. Nella penultima tappa c'è una tappa cronometro. Una tappa cronometro di 53 km, però lì i valori non sono come nella settima tappa, cioè alla fine della prima settimana, si equivalgono, gli specialisti vanno più piano e gli scalatori, cioè chi fa meno fatica in salita va più forte, o comunque va uguale, perché se prendiamo in esame anche le cronometro del Giro d'Italia, Pantani è andato 50 all'ora a Trieste e 50 all'ora a Lugano, sono gli altri che sono andati più piano. Ed eccoci con gli inseguitori, il gruppo di Julik si mantengono a debita distanza in questa discesa lunga e pericolosa. Ripetiamo, è la discesa che dal col della Madeleine porta a Saint-Paul-sur-Isère e poi
al traguardo finale di Albertville. È Piepoli che sta scandendo il passo anche in discesa, quindi ottima prestazione di Piepoli anche in discesa. Tutti gli altri sono a distanza di 10-15 metri uno dall'altro, ed è la distanza migliore, perché se quello davanti a te sbaglia, va fuori strada o c'è qualche inconveniente, tu hai la possibilità di frenare e di evitare l'eventuale ostacolo o l'eventuale sbandata del corridore che ti precede. Albertville, ricordiamo che la città venne fondata nel 1845 da Carlo Alberto di Savoia. Eccoci con Bobby Julich, che ecco qua ha corso qualche pericolo, no, la Reggiassi, visto? Sì, cosa è successo? Cos'è successo? Che lui ha cominciato troppo presto a pedalare, nello pedalare ha alleggerito troppo la ruota posteriore e questa gli è partita. Fortunatamente era in conclusione di curva, è riuscito a controllare, anche perché quando perdi aderenza con la ruota posteriore riesci comunque a salvarti. Se questo se fosse successo con la ruota anteriore non avrebbe avuto scampo e sarebbe caduto. E intanto vedete che l'americano si mantiene a debita distanza dai corridori che fanno parte del suo gruppetto. Ricordiamo, è il primo anno che Bobby Julich lotta per posizioni al vertice, naturalmente in un tour faticoso come questo. È chiaro che a questo punto anche lui è stressato e stanco. Intanto continua a massaggiarsi le gambe, a sciogliersi i muscoli, fatica. Ha fatto tanta fatica con proprio andando a tutto, è riuscito a stare con questo gruppetto e quindi adesso cerca di sciogliere la muscolatura. Non è detto che abbia dei crampi, tanti corridori fanno proprio questo movimento per sciogliere la muscolatura, perché hai l'impressione che vada via la fatica, che hai l'impressione che il muscolo ritorni tonico. Se Ulrich e Pantani arrivano in testa ad Albertville, Pantani fa la volata? Per me no, perché questa tappa se la merita Ulrich. E anche perché, non essendoci a buoni, non ha niente da perdere, fa un gesto di grande sportività, di grande fair play. Naturalmente poi bisognerà vedere se Pantani vuole invece dare un ulteriore colpo al morale di Ulrich e prendersi la soddisfazione di batterlo allo sprint. Per me sarebbe sbagliato, a parte che adesso negli ultimi 15 km potrebbe anche dargli una mano, potrebbe anche dargli qualche cambio, cioè la conclusione della discesa, però questa tappa se la merita in pieno Jan Ulrich, ha sempre tirato lui, Pantani è rimasto nella scia e ha fatto benissimo. Io se fossi lui non farei la volata. Ecco, adesso vedete che appena la strada comincia a spianare è la prima volta che parla, Pantani, e gli dà una parla mano con Ulrich e gli dà una mano. Bravo. A questo punto l'interesse di Pantani è simile a quello di Ulrich, tutti e due vogliono staccare sia Ulrich che Escartini. Quindi hanno tutti e due lo stesso interesse, ora possono tirare insieme, possono fare corsa comune. Come sarà secondo te l'atmosfera a Cesenatico in questo momento? Festosa, perché oggi è una tappa temuta, c'erano queste salite iniziali e non si sa mai, perché quando ci sono le salite in finale Marco ha dimostrato di essere il più forte, però non si sa mai, becchi la giornata no e sei capace di perdere tutto nell'arco di pochi chilometri. Adesso siamo in un tratto in leggero falso piano, siamo a metà discesa, tra un po', tra 2-3 chilometri ricomincerà a scendere, fra l'altro l'ultimo tratto è il più difficoltoso, il più difficile, più tecnico. E la mamma si è lamentata perché il padre è venuto qui a seguire il Tour de France, lei ha detto ma tocca sempre a me lavorare, tocca sempre a me preparare piadina, anche la sorella. Senti, di Cesenatico, della zona, c'è stato anche un altro grande campione dello sport, del calcio, Giorgio Ghezzi, sì, detto il kamikaze. È una zona buona, portiere sia dell'Inter che del Milan. Cesenatico, Pantani, Zaccheroni, Vicini, tutti sportivi di questo paese sul mare Adriatico. Fra l'altro Pantani è appunto un corridore che è il più forte in salita ed è un corridore che viene dal mare. 28 chilometri alla conclusione, ora Pantani decisamente, la strada ritorna leggermente a salire, Pantani dà una mano a Ulrich.
Cambi regolari, ci sono interessi comuni, poi è giusto così. Adesso ci sono questi 2-3 chilometri di strada che addirittura qui sale leggermente, siamo a metà discesa, mancano ancora 32-33 chilometri all'arrivo, ci sono ancora una decina di chilometri, anche di più, di discesa. Avete visto Pantani che ha spostato cioè ha fatto quel segno col gomito, quello è il segno evidente che chi è davanti chiede il cambio, quindi quello dietro sa che deve passare davanti. È durata un attimo la conversazione tra Pantani e il tedesco. Uno però, parla italiano, l'altro parla solo tedesco. Però quindi si sono capiti immediatamente, la gestualità in corsa è uguale da tutte le parti del mondo, ha fatto capire immediatamente che ormai gli interessi dell'uno e dell'altro erano identici. Escartin, poi Bogart, poi Merckx, poi Julich e poi Piepoli in ultima posizione. Sono i più immediati inseguitori del tandem Ulrich Pantani, anche Bjarne-Riis ha perso contatto. Per adesso sì, Piepoli adesso ha bevuto zuccheri, ha una piccola bustina contenenti alte concentrazioni di zuccheri, mancano pochi minuti alla conclusione della tappa, adesso fra l'altro è discesa, poi 15 km di pianura, quindi adesso i corridori mangiano per dire così prodotti liquidi, quindi zuccheri di alta concentrazione di zuccheri, anche perché prima hanno fatto una salita di 20 km, quindi hanno fatto uno sforzo che è durato circa un'ora e in quei 20 km non hanno potuto alimentarsi. E ricordiamo che la nostra telecronaca diretta è iniziata stamattina alle 11:10, due tappe di montagna, due tappe alpine trasmesse in diretta dall'inizio alla fine. Escartin chiede l'intervento della Bivaglia, mentre come vedete sono rimasti in cinque gli inseguitori di Ulrich e di Pantani, due primi e sette secondi. Comunque anche dietro non è che vanno forte, sono molto stanchi, si danno cambi, però qui fanno male le gambe, anche perché dopo aver fatto una salita così lunga, dopo aver fatto, ecco qua Bjarne-Riis, forse ha forato perché adesso è sui pedali, ma secondo me è poco distante dal gruppetto di Bobby Julich. Stavo dicendo che dopo aver fatto 20 km di salita, dopo aver fatto 10 km di discesa, arrivi in questi tratti che ti fanno male le gambe, non riesci proprio a spingere, riesci solo ad andare un po' di potenza, però sei costretto ad alzarti sui pedali e ti senti proprio il male alle gambe, mentre vedete proprio Bjarne-Riis a poche decine di metri dal Bobby Julich, adesso qui è Forconi e mi sembra anche Leblanc in crisi, eccolo là, minuti. Leblanc questa mattina era ottavo in classifica generale. Leblanc che passa il berrettino, Leblanc che in due giorni ha visto vanificare il lavoro, gli sforzi, la fatica di tre quarti di giro. Luca Blanc passa con quanti minuti di ritardo? 20 minuti di ritardo, quindi esce di classifica pure lui. Alla grande. Anche Jalabert è passato anche oggi staccato, 7 minuti e 30 secondi circa. Adesso è ricominciata la discesa, ci sono ancora 10 km ed è la più difficile, la più tecnica. Ci sono questi tornanti, comunque in questo momento l'asfalto è buono. Abbiamo visto il tedesco e l'italiano impegnati a fondo alla grande in salita, adesso la discesa ci ripropone l'uno e l'altro nella difficile discesa che porta verso Albertville. Naturalmente in discesa è avvantaggiato proprio grazie al peso Ulrich, ma Pantani ha sempre dimostrato di essere uno spericolato discesista, anche se affronta le discese con grande abilità. È molto bravo in discesa, negli anni passati era normale vedere scalatori che staccavano tutti in salita, però venivano raggiunti in discesa. Io mi ricordo Puente che era un fenomeno in salita, però in discesa non andava proprio giù, perdeva minuti su minuti. A differenza degli scalatori di oggi, Pantani, Piepoli sono bravissimi in salita, altrettanto bravi in discesa, non perdono terreno, anzi tante volte hanno guadagnato terreno anche in discesa. Hai fatto il nome di Puente, ma vogliamo ricordare che anche Gaul, anche Bahamontes avevano nella discesa il tallone d'Achille, imprendibili in salita, timorosi in discesa. Era sempre, ripetiamo, l'esercizio più difficile per i grandi scalatori di un tempo. Pantani, eccolo là, Pantani va forte in salita, va forte in discesa, è carente a cronometro, ma a cronometro non si può migliorare.
Si può migliorare, ma non più di tanto. Non hanno la muscolatura, perché qual è il problema al cronometro? È il problema che devi fare potenza, devi fare watt, devi avere una posizione aerodinamica ottimale. È naturale che un corridore pesante ha masse muscolari maggiori, quindi ha più forza e riesce ad andare più forte. Cioè, i 400 watt che riesce a sprigionare Ulrich, o 450 che riesce a sprigionare Ulrich in salita, Pantani non le raggiungerà mai, perché in salita, essendo più leggero, ha bisogno solamente di 350-360 watt. Però in pianura è la stessa cosa: Pantani riesce ad andare ugualmente a 350 watt, l'altro va a 450, ed essendo pianura, dove il peso conta pochissimo, è naturale che va più forte. Quindi l'unica possibilità che ha uno scalatore, un corridore leggero, di andare al cronometro è quella di avere una posizione aerodinamica ottimale, e puoi allenarti un pochino, ma secondo me non devono andare a scalfire quelle capacità, caratteristiche. E difatti Pantani è qui che sta vincendo, anche se a cronometro non va. E sono rimasti in 5 gli inseguitori. Bjarneris forse non aveva forato, ma doveva essersi staccato, perché nella inquadratura precedente, ecco intanto che passa Tati, ecco che passa il campione degli Stati Uniti, ecco che passa Fontanelli, poi Mazzoleni, poi Roscioli, poi ecco Mori, poi Simone, la maglia verde di Zabel, Fornaciari, poi Zanini, eccolo qua, Zanini che aveva portato la maglia di leader, e in ultima posizione di questo gruppo Brasi. Minisport. Si sente quando è estate. Cronaca diretta con il tedesco e l'italiano sempre insieme, aumentano il vantaggio, notate il differente colpo di pedale tra Ulrich e Pantani, netta la differenza di peso ma anche d'altezza. Sì, Pantani 1,72 m, 1,71 m, Ulrich è 1,84 m. Però è proprio più massiccio, più muscoloso, ha delle grosse masse muscolari, a differenza di Pantani invece che ha delle gambe che quasi il muscolo non si vede. Quando è cominciato a farsi notare come scalatore? Ricordiamo che tra i dilettanti aveva vinto alla grande un Giro d'Italia, che era stato pure vinto, viene chiamato il Giro d'Italia Baby, anche da Piepoli e da Di Grande. Ha cominciato subito una forte in salita, anche se la prima corsa vinta da lui fu un circuito completamente pianeggiante in fuga da solo, quindi completamente agli antipodi al Pantani che stiamo vedendo nei professionisti. Ha vinto una volta sola in volata, o comunque non da solo, è stato quest'anno nel mese di marzo, un arrivo in salita, ha battuto in volata Alberto Elli. Del resto ha sempre vinto da solo, ha vinto 6 tappe al Tour e ha vinto 4 tappe al Giro d'Italia. 1,21, vale dire i numeri di Ulrich e di Pantani, 1,21, ambo secco sulla ruota di Albertville, mentre il gruppo di Ulrich continua a perdere terreno. Naturalmente in discesa vanno meglio, hanno meno problemi, mentre vedete in ultima posizione Elo, che si è portato sul gruppo di Giulich, anche Robin mi sembra è ritornato nel gruppo, e adesso lo cerca di fare un po' di stretching, di allungare un po' la muscolatura ormai distrutta perché è stato in fuga tutto il giorno, però è stato molto bravo Elo. Dovrebbe apparire tra poco anche Bjarneris nell'inquadratura dall'alto, abbiamo visto che Bjarneris era nella scia di 3 corridori che inseguivano, poiché gli inseguitori di Ulrich e di Pantani erano in 5, chiaramente dovevano esserci degli altri ritardatari, quindi se c'è stata foratura oppure se ha forato le gambe, vedremo tra poco se Bjarneris arriverà o meno. Sono 9 adesso gli inseguitori, e difatti vedete sta perdendo questo gruppetto, ed è evidente che sta perdendo perché prima erano in 5, adesso sono in 9, cioè chi era staccato è riuscito a rientrare. Ormai siamo però alla conclusione di questa discesa, Pantani ha sbagliato un po' questa curva, un po' troppo largo, Ulrich invece l'ha affrontato in modo migliore, però è davanti che sta aiutando in questo tratto Ulrich. Velocità e rapporti. Ma adesso non è che stanno andando fortissimo, perché escono da un tornante, adesso stanno andando 57-58, ma sta aumentando la velocità. Attenzione Pantani, un po' lungo,
ha rischiato molto in questa curva. Sì, ma ti ho visto subito. Alla fine della discesa? Ma siamo ormai alla conclusione della discesa, penso che se non è conclusa comunque poco ci manca, perché vedete la strada è larga, è tornata larga, è conclusa il tratto più impegnativo e Pantani comunque continua ad andare in agilità, però adesso è un po' provato, Marco, vedi ecco come ha sbagliato, propone. Era troppo l'interno e dopo non poteva curvare, mentre Ulrich più all'esterno ha potuto tagliarla meglio e prenderla in modo migliore. E ha avuto la fortuna di non sbattere nei piedi di quei tre signori che erano gli unici seduti sul marciapiede e quindi invadevano la sede stradale. Eccoci con il tedesco scatenato ancora nella sua scia, la maglia gialla, ecco che arriva il direttore sportivo, quali consigli? Ma gli ha chiesto se voleva dell'acqua, anche se non so effettivamente se a questo punto può dare una borraccia. Come regolamento le ammiraglie non possono dare né borracce né alimenti negli ultimi 20 km, stanno continuando a parlarsi, però mi sembra che Pantani non riesca molto a dargli manforte qui in pianura, difatti Ulrich forse gli chiede il perché non tiri. Ulrich, la chiacchierata è un po' lunga stavolta, perché secondo me gli ha detto. Comunque mancano, difatti ecco, mi stavo dicendo, ma è meglio che si tolga il giubbetto, questo qui non è un giubbetto impermeabile e fra l'altro l'ha anche buttato via. Sono un bel cadeau per i tifosi che seguono in finale. Anche ieri ha buttato quello dalla maglia gialla, non sono giubbetti impermeabili, sono giubbetti che i giocatori usano ad inizio stagione, comunque quando la stagione non è proprio calda e hanno la possibilità, essendo così smanicati, di dare un po' di, non è che ti blocchino completamente il corpo. Ecco che Pantani sta parlando con Godefroth, anche evidentemente perché tra i due si intendono meglio, perché Godefroth parla benissimo l'italiano. Esatto, quindi ha parlato con Godefroth. Ulrich non sa assolutamente l'italiano, sa pochissimo l'inglese, parla solo tedesco. Secondo me Pantani gli ha detto: guarda, io non tiro anche perché voglio risparmiarmi, però ti prometto che non farò la volata. E intanto vedete che mentre Pantani parla, Ulrich ha proprio l'espressione di chiedergli: ma cosa stai dicendo? A questo punto, visto che non si riesce a concludere il discorso, Pantani si porta in coda, parla con Godefroth, che avendo corso in Italia con la Salverani alle dipendenze di Luciano Pezzi, ha vinto tra le altre cose la Parigi-Roubaix. Godefroth era più disponibile a capire le intenzioni tattiche di Pantani. Mancano 13 km all'arrivo, quindi ancora una ventina di minuti di corsa. Ulrich quando passa in testa aumenta di molto la velocità, Pantani un po' meno, anche perché prima di tutto non ha nessun interesse a morire per guadagnare più secondi possibili, secondo l'altro è molto più forte in pianura che Pantani. Ecco, può darsi che gli abbia detto: guarda, stai tranquillo, tira pure tranquillamente, lo abbia rassicurato sulle sue intenzioni, non ti ostacolerò in volata. Quindi ecco che adesso è no, ha detto di no Pantani. Vedi, ha detto di no, secondo me anche Ulrich comincia a essere stanco, cerca l'aiuto di Marco Pantani. Secondo me non è un po' provato adesso, ecco Pantani. È un po' provato e quindi fa bene a stare a ruota. Secondo me, tra l'altro, non farà la volata, perché questa tappa se la merita Jan Ulrich. L'ha cercata e se vince è un successo pienamente meritato. Mentre Cardini chiede una nuova borraccia, ecco, 2 primi e 5 secondi, il gruppo di Ulrich, il gruppo che sta continuamente aumentando, è rientrato anche Bjarne Riis, il che dimostra come gli inseguitori non abbiano non solo raggiunto un accordo, non girino come si dice in gergo, ma perdono terreno. Ecco che Pantani si porta in testa, arriva il direttore sportivo, cosa gli dice? Ma sei matto? No, probabilmente gli chiede come sta, gli dice della situazione, lo rassicura. Pantani quando può va in testa, mentre Ulrich cerca in tutte le maniere di andare forte, perché può giocarsi la seconda piazza, però dietro adesso stanno andando più forte perché sono in 5-6 che stanno tirando. E intanto abbiamo visto un Ulrich più tranquillo, più sereno, sempre la grinta che lo caratterizza, però non ha più quella smorfia
di dolore, quella sofferenza che aveva visto prima. Ecco che forse Goldfrutt gli ha spiegato quello che in precedenza gli aveva detto Pantani. Sì, adesso probabilmente Ulrich ha capito cosa farà, almeno noi sono supposizioni che facciamo solo vedendo le immagini. È naturale che in pianura non può avere la smorfia perché è il suo terreno, lui principalmente è un cronoman, difatti ha vinto l'agronometro, l'anno scorso è andato fortissimo a cronometro e fra l'altro vinse l'agronometro del Tour anche 2 anni fa, l'ultima cronometro, quella di Saint-Emilion. E vede che Ulrich gli chiede insistentemente il cambio, quando può Pantani sportivamente glielo dà, non rifiuta il cambio, soltanto una volta aveva scosso il capo per dire no guarda non ce la faccio, però quando può Pantani si porta in testa, anche se dobbiamo dire in pianura in questa cronometro il passo del tedesco è indubbiamente superiore a quello di Pantani, lo manda in testa per una boccata di ossigeno per prendere un po' fiato, poi si riporta in prima posizione. Anche perché Pantani può anche stare bene, però non è che deve spendere troppo, fra l'altro lui in pianura spende più di Ulrich, deve risparmiare, non ha attaccato in salita, è naturale che adesso tiri poco anche in pianura, ci sono ancora molte tappe da qui a Parigi, va bene, il giro può anche averlo ipotecato, però non si sa mai, ed è per questo che deve stare accorto, deve stare attento e a questo punto deve correre al risparmio. E intanto ecco che il vincitore dell'anno scorso si prodiga in testa, arriva ora l'ammiraglia della Polti per segnalare la situazione a Merckx, mentre ecco Jülich, era secondo in classifica generale questa mattina, mentre ecco che è rientrato nel gruppo di testa anche Rinero, ora siamo sul tedesco che spinge al massimo, quindi si sono riuniti tutti quelli che avevano dato battaglia, 2:12, però nonostante siano tutti insieme evidentemente non c'è accordo, perché come vedete il ritardo degli inseguitori si mantiene sui 2 minuti e 15. Guarda che trenate da Ulrich, va veramente forte, massimo rapporto 53-12, Pantani invece un rapporto molto più agile e quando passa in testa lui si vede, e difatti stanno guadagnando terreno nonostante che davanti principalmente tiri Ulrich, ogni tanto passa in testa anche Pantani, mentre dietro stanno tirando in 6 o 7, però non guadagnano, anzi stanno perdendo qualche secondo dietro. Ha recuperato la grande comunque Uri dopo la defiance di ieri, freddo, stress forse, soprattutto gli scatti a ripetizione di Pantani lo hanno messo in crisi, la peggior crisi, 2:14 il gruppo dell'americano lo hanno messo sulle ginocchia, oggi però ha dato una grande dimostrazione di serietà professionale, è ancora un grande campione, una brutta giornata, ma più che una brutta giornata del tedesco, una incredibile giornata di Marco Pantani, eccolo qua. Bravissimo, oggi è stata brava anche la squadra, perché fino all'imbocco della Madeleine è sempre stata in testa, Fontanelli tirava pure in salita, lui che scalatore non è, Conti, il vecchio Pode che ancora una volta si è dimostrato un grande, Forconi, Borgheresi, sono stati tutti bravissimi, ricordiamo che la Mercatellino Bianchi è in gara solo con 7 corridori perché Barbero si è ritirato ieri, Konecek si è ritirato una settimana fa. Hanno una cosa in comune i due attaccanti, l'orecchino. Sì, hanno l'orecchino, orecchino che Pantani aveva anche sul naso, se l'aveva messo quest'inverno in gennaio, poi all'improvviso a metà Montecampione al Giro d'Italia se l'è tolto e buttato via. Non so, non gli ho neanche chiesto il perché, però è stata un qualcosa di eccezionale, perché non è che uno a metà salita del Montecampione si ricordi di togliere l'orecchino dal naso, non so, però non si chiama orecchino, ha un altro nome che piercing, giusto. E la bandana, come è nata l'idea della bandana? Beh, è un pirata, quindi è giusto che abbia la bandana, anche perché poi senza capelli, cioè pelato così, devi anche ripararti dal sole, e quindi a volte il cappellino non sta bene, mentre la bandana è più di moda. È un look moderno, poi no, è anche una è simpatica come cosa.
Comunque sempre Ulrich a tirare, ogni tanto gli dà una mano Pantani, e... però la cosa che mi impressiona adesso è proprio i lunghi rapporti che sta tirando adesso Ulrich. Appena si alza sui pedali, appena la strada sale si alza sui pedali, cambia rapporto, però vedi, quando arriva la salita si pianta un po', difatti passa Pantani. Passa in testa Pantani, 2.17, di poco ma continua ad aumentare il vantaggio di due, ecco. Tratto in leggerissima salita, Pantani si porta in testa, consente di tirare il fiato a Ulrich, che è stato il primo a proporre l'attacco, quell'attacco che tutti comunque si attendevano da Pantani o da Ulrich. Vediamo, siamo ormai al cartello che indica gli ultimi 10 chilometri di questa 16ª tappa da Visilla ad Albertville, l'ultima grande tappa alpina con 5 gran premi della montagna, e alla fine sono loro in testa, i due uomini più forti di questo Tour de France. Era partito il Tour con il tedesco grandissimo favorito, con ogni probabilità senza la presenza di Pantani il Tour si sarebbe trasformato in una passeggiata di Ulrich Stino al traguardo finale, una passeggiata tra la noia mortale. Giustamente Jean-Marie Leblanc ha detto grazie a Pantani, abbiamo visto un grande Tour, e questa mattina era felicissimo non solo perché festeggiava il suo compleanno, perché proprio grazie a Pantani il Tour è stato bellissimo. Vedi che tutte le volte che la strada sale Ulrich si pianta, anche perché spinge un rapporto troppo duro, e Pantani prontamente si porta in testa per aiutarlo. Lo avevamo chiamato per microfono, ma non credo che abbia sentito il nostro appello, ed eccolo qua, Felice Gimondi. Pantani, grande. Troppo grande, sminuisce anche la mia vittoria 33 anni fa, a questo punto qua non esisterò più. Fai come Loretto Petrucci, che ogni anno ricordava la sua vittoria. Senti, io mi auguro di poterti vedere qui accanto a me tutta la settimana, sino a domenica, soprattutto non mancare sabato prossimo. Tutta la settimana no. Sabato ci sei. Ci sarò domani e domenica. No, vieni sabato. E vedo un po', perché ho un po' di cose anche da fare a casa. A parte questo però, mi sembra così naturale esprimere un grande ringraziamento a Marco, non solo perché sta vincendo, se così possiamo dire, è un Tour fantastico, ma per il contributo che ha dato in un momento direi difficile di tutto il movimento. Ieri ha fatto un'impresa memorabile che resterà scritta nella storia del Tour e del ciclismo. Ecco, io insisto, ti aspetto sabato, perché sabato con ogni probabilità ci sarà una grande trasmissione proprio dedicata a Marco Pantani. In questa grande decisione, in questa grande trasmissione non puoi mancare tu che sei stato l'ultimo vincitore del Tour 33 anni. Beh, vedrò di esserci. Niente, parlando di questo Tour, dobbiamo dire che tutto sommato sta uscendo un Tour entusiasmante. Marco ieri ha fatto una grandissima impresa in una giornata difficilissima da interpretare, nel senso brutto tempo, pioggia la partenza, due grandi montagne, Croix de Fer, Galibier, e credo che la situazione ambientale abbia contribuito ad amplificare la sua condizione attuale sotto un profilo atletico e psicologico. Ed ecco che ora Pantani è costantemente in prima posizione, evidentemente stava attraversando un momento un po' difficile, quando può va in testa, tira, regolari cambi tra il tedesco e l'italiano. Più che altro lui ha atteso un po' di chilometri, dopo questa lunga discesa ha atteso un paio di chilometri per vedere com'era la propria condizione in pianura e soprattutto per vedere il passo di Ulrich. Adesso ormai mancano 7-8 chilometri all'arrivo e ogni tanto passa in testa e fa molto bene, sta spingendo anche un rapporto più agile, adesso sta spingendo un 53-15, mentre Ulrich ha un dente più duro, un 53-14. Vuoi riepilogare telegraficamente il tuo Tour de France? Mi sembra che tu venivi da un terzo posto dal Giro d'Italia e ti inseristi in una fuga lanciata da Van de Kerkhove. Sì, ero venuto al Tour più che altro per fare esperienza, l'anno prima avevo vinto il Tour d'Avvenir, uscivo dal Giro d'Italia dove Adorni era capitano, io terzo, senza grandi così impegni o ambizioni, dovevo fare risultato per forza. All'inizio mi sono trovato subito bene, una gara molto aperta, congeniale alle mie caratteristiche,
secondo a Roubaix, vinco la tappa di Rouen, prendo la maglia gialla e poi piano piano andiamo avanti. Quando sembrava una cosa impossibile, proprio su Montrevar, il percorso che tocchiamo domani, faccio la differenza su Polidor e così vado su Parigi e riesco a vincere il Tour. Ordine d'arrivo finale, primo Gimondi, secondo Polidor, terzo Gianni Motta. Sì, anche Gianni è stato un grande protagonista in quel Tour lì, avversario ostico e difficile, me lo ricordo sulle grandi montagne perché lui era un pochino più scalatore di me, e... però tutto sommato alla fine un po' quello cronometro qua là su e giù sono riuscito a mettere sotto due avversari estremamente impegnativi. Insomma, tornando alla tappa di oggi però vorrei segnalare il temperamento e il carattere anche del tedesco, ieri naufragato, si vede anche un po' in crisi di fame in finale, oggi prontamente riabilitato, si è riscattato se non altro su un piano così psicologico, dando la dimostrazione del carattere del campione. Una prova d'orgoglio, Felice Gimondi, 3 giri d'Italia, un titolo mondiale, un Tour de France e quante altre classiche? Beh, in tutto circa 150 gare nella categoria maggiore e qualcuna importante, Milano Sanremo, mondiale e così via. E sembra anche una Parigi-Roubaix. Una Parigi-Roubaix, 2 Parigi-Bruxelles, 2 Lombardia, una decina di gare a cronometro le classiche da loro come il Nazioni, Lugano e Castrocarro e Baracchi. E la maglia tricolore. 2 maglie tricolori, sì. Ecco, visto che ti suggerivo, perché signori, Felice Gimondi è stato indubbiamente un monumento per il nostro ciclismo, un esempio da additare ai giovani, un esempio non solo sportivo ma anche a livello umano, era indubbiamente un grande atleta ma si è dimostrato anche un personaggio utilissimo, un grand'uomo. Mamma, l'onestà alla fine paga sempre. Mi auguro di lasciare un bel ricordo, soprattutto come uomo così onesto e corretto, e di essere stato, questo lo ci tengo in modo particolare, un buon marito, un buon papà. Completa il campo dei suoi meriti, ecco, ai giovani, ai giovani. No, mi sono informato, lo sei stato. Senti, ecco qua Bobby Julich, un tuo giudizio sull'americano. Ma è sicuramente una delle notizie più confortanti dei giovani, un paio di americani che sono arrivati sul Tour, Ulrich e anche Hamilton, che aveva fatto una bella cronometro, quindi fanno così pensare a un futuro di avere ancora americani competitivi, senza naturalmente di dimenticare Amstim e Lemon che hanno fatto già grandi cose. Tra gli altri Meyer ha fatto un bel Tour, il giovane svizzero, e quindi questo Tour ti propone anche giovani di un certo spessore per il futuro. Senti, in questo Tour dove sono venuti alla ribalta scandali che hanno fatto male al ciclismo, cosa ti senti di dire ai giovani? Io vorrei che tu confermassi questa mia affermazione. Se qualcuno, e mi rivolgo ai giovani, per farvi vincere una corsa di paese vi dice di prendere qualcosa, denunciatelo ai carabinieri. Ma sì, è anche giusto, mi auguro che questo, quello che è avvenuto a questo Tour, serva comunque a portare un pochino più di chiarezza nel nostro mondo. Le istituzioni dovranno impegnarsi per darci dei regolamenti chiari e definitivi, con la possibilità di percorrere, condannando chi non rispetta i regolamenti. Ma vorrei anche aggiungere una cosa fondamentale: c'è stata questa grande storia che adesso credo con le imprese di Pantani e con la corsa che si sta sviluppando in modo fantastico si possa trascurare questo passaggio. E vorrei inoltre aggiungere, ieri in una giornata estremamente difficile, impegnativa sotto un profilo meteorologico, sul Galibier abbiamo trovato la folla dei tempi migliori e questo mi ha fatto comunque piacere. Ecco, io così ti invitavo a rimanere con noi anche sabato, aspettavo che da Roma mi arrivasse l'input, cioè l'autorizzazione per dire che sabato sera in prima serata ci sarà una trasmissione dedicata a Pantani e in questa trasmissione tu devi esserci per forza. Adesso te lo posso dire ufficialmente perché abbiamo chiarito se potevo o non potevo dirlo. Bene, ormai hai tolto ogni dubbio, farò il possibile per esserci, anche perché credo sia giusto in questo momento stare vicino a Marco e festeggiarlo
in modo corretto, non vorrei sbilanciarmi troppo oggi, aspettiamo ancora perché sono due tappe difficili, però credo con la tappa di oggi e con così il contributo che sta dando anche Uric per portare sempre più davanti il nostro atleta, che si possa domenica gioire tutti insieme. Allora, grande prova di orgoglio per Ulrich oggi. Ieri ha corso alla grande con le gambe e con il cuore Pantani, oggi ha corso alla grande con il cervello, è rimasto, ha trovato un grande alleato con Ulrich Pantani, una coppia che veramente ha corso splendidamente questo finale di tappa. Beh, per vincere ci vogliono gambe e testa. Ulrich oggi e cuore. Ulrich oggi ha dimostrato di essere un campione. Dopo la crisi di ieri ha reagito, ha saputo reagire, ha attaccato e ha fatto selezione. E è riuscito solamente Marco Pantani a rimanere con lui, sappiamo benissimo perché in salita è il più forte, però ha fatto degli errori. Ulrich sta traendo insegnamenti da quegli errori, l'anno prossimo sarà forte più che mai. Io mi auguro una cosa, mi auguro che di vedere Ulrich non solo al Tour de France ma anche in altre corse, magari al Giro d'Italia, però non deve focalizzare la sua preparazione per 20 giorni all'anno, deve fare qualcosa di più, anche perché sta crescendo, l'anno scorso era giovane, quest'anno era ancora abbastanza giovane, però ormai l'anno prossimo deve dimostrare di essere un corridore non solo da mese di luglio ma anche per altri mesi. Ecco, in attesa dello sprint ormai prossimo, perché abbiamo visto, abbiamo appena superato l'arco dei 2 chilometri, io vorrei coinvolgere Gimondi in questa polemica. All'epoca tua, e non è un'epoca tanto lontana, 30 anni fa il corridore era impegnato a vincere dalla Sanremo alla Lombardia, cala leggermente il ritardo del gruppo di Ulis, dalla Sanremo a Lombardia. Oggi vediamo atleti che si impegnano, sono al top soltanto un mese all'anno. Eccezione per Pantani, grande al Giro e al Tour. Sì, Pantani ci ha smentito tutti, perché tutti noi pensavamo che ormai il ciclismo moderno diventava quasi impossibile pensare di essere vincenti al Giro e competitivo al Tour. Pantani ha stravolto tutti questi concetti e questo è un ulteriore merito che va a questo ragazzo. Vorrei inoltre far notare una cosa, prima parlavate di tattica, la tattica intelligente di Pantani ieri, che si è fermato a mettere il permeato per non prendere Fredeum, ma nello stesso tempo per far rientrare i compagni d'avventura cointeressati a portare in porto la fuga. Lo sprint, eccoci con il gruppo Iulica, 5 a 1 e 57, in testa c'è Pantani, si volta, siamo allo sprint per la 16ª. Adesso tirerà solo Pantani e Ulrich passerà davanti, secondo me non farà la volata a Pantani, perché l'ho detto anche prima, non ha nessun interesse Pantani a vincere anche questa tappa, ne ha già vinte due, vabbè che anche Ulrich ne ha vinta una, però si merita questa tappa Ulrich. Una dimostrazione di fair play, una dimostrazione di sportività, è stato il tedesco a fare la tappa, si volta, vediamo un po' cosa succede. Ora c'è in prima posizione Pantani che tira la volata al tedesco. Ecco, intanto vedete il tempo finale, siamo al limite delle 5 ore e 40, ed ecco che, attenzione, fanno lo sprint e le Pantani. Ma rivediamo un attimo lo sprint, il tedesco ha alzato le braccia, ma mi sembra che sia stato Pantani a passare per primo sul traguardo. Adesso vediamo, perché è curioso questo fatto, eh? Allora, eccoci col gruppo degli inseguitori. Allora, cosa è successo? Non ho capito bene, sembra che abbia vinto Ulrich perché ha alzato le mani, però la sensazione qui sul traguardo era quasi che Pantani fosse passato per primo. Sensazione tua, sensazione mia e anche la tua sensazione. Io sinceramente stavo facendo una classifica, cercavo di fare la classifica nuova, quindi non ho visto quando i corridori hanno tagliato il traguardo, ma penso che la cosa migliore adesso è rivedere a rallenti questa volata incertissima. E intanto eccoci allo sprint per il terzo posto, c'è Piepoli. Allora, nell'ordine ci sono Iuli, Crinero, Riff e Lu, Piepoli, Robin, Merckx, Escartin, Beltrande e Bogaert.
il ritardo, come vedete, continua ad aumentare. Vedete Bobby Julich nella scia di Rinero, si sprinta per il terzo posto, c'è Scartin in prima posizione, poi Bogaert, poi Julich in seconda posizione. Eccoci nell'ordine, vediamo Escartin, Julich, poi Merz, Bogaert, Bjarne Riis, Piepoli, poi in ultima posizione Maier e con Elou in... Eccoci allo sprint, ecco, rivediamolo, attenzione a questo stranissimo sprint. Vedete Pantani, guarda Ulrich alza le braccia, era un'impressione sbagliata, ecco. Però è stato... ecco la ripetizione dello sprint, si guardano la linea, ecco che Pantani lo guarda e il tedesco vince. Me gli ha fatto capire una cosa, ha detto io ti faccio vincere, però gliel'ha fatta sudare fino all'ultimo millimetro, ecco qua, che roba, attenzione, una bella abilità, attenzione, però torniamo indietro, perché un centimetro con Pantani che frena, sì, proprio Pantani frena perché lo guarda, lo controlla e poi frena proprio sul traguardo. È chiara dimostrazione, vinci perché ti ho lasciato vincere io, sì. Quindi un fair gioca play, di fino Pantani. Sì, si gioca molto di fino, tra l'altro sembrava, sono arrivato perché ecco qua si porta in testa Pantani, ecco che Ulrich rimonta, lo affianca, vedete che Pantani adesso lo controlla, guarda la ruota proprio per vedere dov'è, si ferma, il tedesco non pedala, si ferma quasi e non dà neanche il colpo di reni e lo tiene lì, lo fa soffrire proprio, lo guarda, sembra proprio che lo controlli, lo ma... controlla, lo fa soffrire e aspetta. Ah, se dà il colpo di reni non c'è niente da fare, e infatti vedete che Ulrich alza le braccia un attimo in ritardo. Ulrich, Pantani, Julich a 1.48, Escartin con lo stesso ritardo, Merz, Bogaert, Riis, Piepoli, Elou e Robben. Cioè, quando prima ho detto, quando cioè che frena, non è che avesse frenato, aveva smesso per un attimo di pedalare, no? E poi dopo ha ripreso. Intanto bisogna dire che Bobby Julich mantiene la seconda posizione. Intanto vedete Matti con Nardello in questo gruppo, c'è anche Di Grande in questo gruppo che sta sprintando al limite dei 5 minuti, c'è Aldag sulla destra, vediamo gli italiani, Aldag, poi Nardello, Di Grande e Matti in questo gruppo che viene chiuso da Salmonna. Abbiamo ancora una decina di minuti per poter commentare, per poter rivedere, riepilogare i fatti più importanti di questa tappa, una tappa caratterizzata dall'attacco di Ulrich e di Pantani. Ulrich che fino all'ultimo ha temuto di essere battuto, ecco la classifica generale: Pantani, Julich a 5.42, Ulrich a 5.56, Escartin a 6.3, Rinero a 8 primi e un secondo, Bogaert a 8.5. È una classifica giusta? Sì, è una classifica abbastanza chiara, insomma, è giusta anche perché Julich è stato abbastanza continuo e positivo per tutto il giro, Ulrich ha avuto la giornataccia ieri, quindi ha pagato. Scarten ha corso bene da scalatore, quindi giustamente si trova ben piazzato. Anche se per pochi secondi l'americano ha mantenuto la seconda posizione in classifica generale. Sì, è una situazione che comunque verrà chiarita con l'ultimo cronometro, 52 chilometri, non ci saranno più dubbi e credo che poi le posizioni saranno chiare e definitive. Ecco che la regia ci ripropone i fatti salienti di questa tappa, la 16ª della serie, una tappa con ben 5 colli, una tappa nella quale, come vedete, è stato il tedesco ad attaccare grinta per Ulrich, mentre ecco che arriva
Bols, Udo Bols a 6 primi e 10 secondi. Buon salto in classifica per Leonardo Piepoli che dalla 17ª posizione si porta intorno alla 10ª posizione, quindi è tra i primi 10, intorno alla 10ª posizione. È stato bravo oggi Piepoli, non è riuscito a stare con Ulrich e Pantani, però dietro è stato il più attivo in salita. Ed eccoci ancora con la tandem Ulrich Pantani all'attacco in salita. Ulrich è stato indubbiamente il più attivo, Pantani ha avuto l'intelligenza e la prontezza di capire che doveva immediatamente lanciarsi all'inseguimento del tedesco, un tedesco che cercava oggi la grande rivincita, l'ha ottenuta perché è stata una dimostrazione di grande orgoglio. Però guardate queste immagini, sembra quasi che Pantani rida, vinci, guardate la differenza, Pantani lo guarda, lo controlla, sta attento alla ruota, dice va bene, vinci, te lo meriti, però attenzione perché è una vittoria per la quale devi ringraziare me. Beh, dobbiamo dire comunque che è normale. Ecco, scusa un attimo, la regia ci ripropone proprio l'attimo decisivo, lo scatto del tedesco e la pronta reazione di Pantani. Sarebbe bastato un'indecisione, un attimo, e il tedesco si sarebbe involato, mentre vedete appunto i due che stanno recuperando i fuggitivi. È andato bene anche loro perché è arrivato col gruppo di Ulrich, ed eccoci ancora con il tandem di Ulrich e Pantani sulla salita della Madeleine, la salita che ha praticamente deciso l'esito finale di questa tappa e forse del Tour de France. Sì, dobbiamo aggiungere che Ulrich ha vinto comunque con pieno merito, ha fatto lui il grande forcing, ha forzato decisamente sulla cima della Maddalena, e poi naturalmente Pantani, sì, scelta tecnica intelligente, ma soprattutto aveva le gambe ancora per seguirlo, direi che l'ha seguito senza dare segnali di affanno particolare, e sapendo che gli poteva tornare utile stare insieme, sono venuto giustamente fino all'arrivo senza poi dannarsi più di tanto per fare lo sprint. Intanto in questo gruppo di sconfitti a 9 minuti c'è anche Laurent Jalabert. Laurent Jalabert in 2 giorni ha accumulato un ritardo di quasi 25 minuti. C'è anche Prudenzio Indurain in questo gruppo. La regia ci ha riproposto velocemente, molto bene, i fatti salienti, la sintesi di questa tappa. Ed ecco, attenzione, il foto finish. 3 centimetri più o meno, 3-4 centimetri. 3 centimetri controllati, studiati, voluti. Vedi, lì smette di pedalare, poi guarda una prima volta il tedesco, si alza di nuovo sui pedali, poi si mette seduto, però non perde tanta velocità, lo riguarda di nuovo, non dà il colpo di reni, cosa che fa Ulrich, se non l'avesse fatto avrebbe perso. E infatti vedete che il tedesco termina di grinta col colpo di reni. Pantani in supplesso, la strana posizione in discesa di Ulrich, ecco perché ho avuto un attimo così, dico ma cos'è successo, non avevo dubbi sulla vittoria di Ulrich, ma è stata la condotta da parte di Pantani, quello strano sprint sornione che poteva trarre in inganno tutti. Pantani che si porta in testa, poi lascia passare Ulrich, poi lo affianca, lo controlla, lo guarda, lo lascia vincere. Sì, la sensazione visiva comunque qui sul traguardo era quasi che Pantani avesse vinto, cioè non era talmente chiara la vittoria di Ulrich di dire sì, è andato tutto bene. Ho avuto per un momento un attimo di panico anch'io, perché mi sembrava come così, panico? Una logica, sì. La logica era che doveva vincere lui, sì, Davide. Sì, 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 ma difatti avrebbe sbagliato. Conosciamo avrebbe i giochi, non ci tiriamo in giro a fare delle furbacche. Avrebbe sbagliato perché meritava pienamente, l'abbiamo detto fin dalla discesa. È stata splendida questa risposta di Gimondi. È inutile, ormai sappiamo le regole. È inutile che andiamo a raccontare delle furbacche. È stata una furbata inutile, considerando che abbiamo davanti ancora 2-3 tappe difficili. Cioè, io ti rispetto e faccio così.
tu sei stato oggi il migliore, io ti ho seguito e mi sembra doveroso uno così, e io rimporto la mia maglia gialla, insomma, perché il contenuto è poi questo: uno la tappa e l'altro migliorato la sua posizione in classifica, era già eccellente. Tutto regolare, intanto nel gruppetto che avete visto arrivare non c'erano corridori italiani, sale nuovamente sul podio Ulrich. Se poi vogliamo dire che non bisogna fare il gioco di squadra come dicono in Formula 1, lasciamo ridere la gente, scusatemi. No, ma domenica Irvine dice: per problemi di fede ho dovuto far passare Schumacher. No, scusatemi, vabbè, accettiamolo come regolamento che hanno loro, però la verità qualche volta si capisce. E si deve dire, hai allargato il discorso passando dal ciclismo all'automobilismo, parlando però sempre di tattiche. Ma più che altro di impegni d'onore quando si fa un certo professione ad un certo livello. E senti, adesso ti faccio questo tipo di domanda: c'è stato qualcuno che abbia mancato con te alla parola data? Ma è successo anche quello, però fa parte anche quello del gioco, tu devi essere talmente intelligente di capire anche quello. Io qualche volta l'ho subito e ho imparato anche da lì a vivere, non tu solo hai durante ma anche dopo. E tu hai sempre rispettato la parola data? Normalmente sì, Adriano, anzi tante volte io dico, dopo aver smesso con Eddie, non potevamo parlarci un po' di più. Lui voleva sempre vincere, ma parla qualche volta, che almeno almeno ci mettevamo d'accordo. E dire che sapeva anche l'italiano. Ed eccolo qua, adesso voglio un vostro giudizio su Marco Pantani, sull'uomo e sull'atleta. Sentiamo prima Felice Gimondi. Sull'uomo devo dire che da un lato dà la sensazione di un giovane attuale, tu vedi anche orecchini e altre cose così, dall'altro è un uomo molto riflessivo e anche molto intelligente. Ho provato queste sensazioni la sera che l'abbiamo festeggiato dopo il giro. Io certe sensazioni verso il mio personale, verso i miei collaboratori, le ho provate sul finire la mia carriera. Mi sono scusato con loro perché capivo che ero un soggetto estremamente esigente. Lui, ancora molto più giovane di me, c'è già arrivato, il che vuol dire che dietro ci sta anche un ragazzo intelligente. È un ragazzo riflessivo, è un ragazzo che ascolta molti, tante volte fa di testa sua, però ha la capacità di ascoltare e poi di trarre quello che vuole da quello che gli si porta, e poi dopo poi si comporta di conseguenza. Ma la cosa che anch'io sono rimasto colpito è di questa, è un ragazzo proprio che pensa le cose, non lascia nulla al caso. Anche oggi si è comportato in un modo perfetto, ha corso in modo impeccabile lui e la squadra, e sta dimostrando non solo di avere gambe ma di avere testa, e naturalmente il cuore ce l'ha. E parliamo di Massi, bravissimo, ha vinto, è leader della classifica del Gran Premio della Montagna, bravissimo. Beh, ha vinto una tappa che fa la storia del Tour, Tourmalet a Bischi, che non è facile, e poi oltre a quella continua a confermare la sua grande condizione, perché ieri è stato grande protagonista, oggi ha ulteriormente incrementato la sua classifica di leader Gran Premio Montagna, quindi anche Massi sta uscendo con grande onore da questo Tour. Ed ecco qua Pantani, due grandi protagonisti al microfono dell'inviato della televisione francese. Di restare con lui, ha fatto qualche cambio nel finale e ha meritato questa vittoria. Il ha très bien mérité sa victoire finale. Jan, was können Sie sagen heute an Marco Pantani? Jan, que pouvez-vous dire aujourd'hui à Marco Pantani? Erstmal muss ich zu gestern sagen nochmal, ich habe ihn ja gestern noch nicht live gesprochen. Dass er gestern mit einer bellissima tappa. Abbiamo visto che dopo aver urlato la propria gioia, Ulrich ha avuto un attimo di incertezza anche lui, perché abbiamo visto che con l'occhio è andato a guardare la ruota di Pantani. Forse che fosse, mi ha giocato uno scherzo, avrà pensato il tedesco e mi ha battuto proprio all'ultimo momento, perché diciamo è stata naturale l'alzata di braccia da parte del tedesco. E notatelo, lo guarda, lo controlla, poi alza le braccia all'ultimo momento, per attenzione, perché si volta
dall'altra parte per controllare se ha vinto davvero. Quindi alza le braccia, perché evidentemente c'era un segreto accordo, che poi tanto segreto non è, perché fa parte del gioco, ma forse all'ultimo momento ha avuto paura. Ecco, attenzione, alza le braccia. E poi adesso, attenzione, guarda con la coda dell'occhio, con la coda dell'occhio, guarda dov'è Fantani. È stata una bella volata proprio perché noi l'avevamo data per scontata ed è stato così. Fantani lo ha fatto soffrire fino alla fine, però c'è sempre rispetto per gli avversari. Fantani si è accorto di quello che ha fatto oggi Ulrich e non l'avrebbe battuto mai al mondo, perché c'è sempre questo rispetto per la fatica. Oggi Ulrich ha dato tutto se stesso, difatti non è riuscito a fare, sarà riuscito ad aumentare la velocità di 5 km all'ora in volata perché non ce la faceva più, però meritava questa vittoria, e giustamente Fantani lo ha lasciato, ma non perché gliel'ha lasciato vincere. Scusa, ecco, questa è la volata per il terzo quarto posto, testa a testa tra Escartin e Julik. Escartin continua a voltarsi, si volta anche l'americano, e sul colpo di Reni è l'americano a precedere Escartin, Escartin che vedete appunto in quadrato. Pantani, questa è la classifica generale, Pantani, Julik a 5,42, Julik a 5,56, Escartin a 6,03, Rinera 8,1, 8,5 per Bogaert, 12,15 per Massi, Robin a 12,34, 12,45 per Pietro che entra tra i primi 10, e al decimo posto a 13 e 19 Roland Meyer, lo svizzero, al suo primo turno.